grazie. Io quando vogliono quando si vuole, io sono pronto. Ho già condiviso il video, lo vedete, giusto? Sì. Boh, vai pure, Giorgio, vai pure, tutto tuo. Allora, attimino solo. Vado a mettere sull'acqua. Attacco il video. Ed eccomi. Buona, se vogliamo partire, se tutti quelli che sono collegati hanno la pazienza di voler partire, io partirei appunto da questa schermata, questa fotografia che a me piace tantissimo. Infatti la propongo da diversi anni nei varie occasioni in cui ho di parlare. Quello che andiamo a vedere non sarà poi nient'altro che un album fotografico, su cui racconterò quello che la fotografia mi ha ispirato nel momento in cui l'ho voluta mettere nell'album fotografico e che mi ispira adesso riguardandolo insieme a voi. Qualsiasi momento in cui avete una domanda, non aspettate di arrivare alla fine, scrivetela se volete scrivere, però io la chat non la leggo, quindi intervenite pure, oppure Gabriele, se vuoi poi tu interrompermi, non c'è nessun problema, tanto si tratta veramente di sfogliare un album fotografico. Butto io l'occhio sempre alla chat, tranquillo. Perfetto. E basta, ecco, io direi che possiamo tranquillamente partire anche con questo titolo, no? che è l'altro tiro con l'arco. Per quale motivo una piccolissima provocazione già a partire dal titolo? Perché sappiamo, io so che una piccola premessa all'introduzione, so che probabilmente lo avete già visto, qualcuno di voi può anche darsi che l'abbia già visto questo lavoro, però è stato rimpolpato, ritoccato e quindi lo ripropongo anche se i caratteri generali sono gli stessi. E ancora una premessa, la premessa che anticiperà l'introduzione, è ovvio che questo percorso che andiamo a fare insieme è un percorso mio personale, di come ho vissuto e come sto vivendo l'esperienza appunto di questo argomento. Argomento che ricordo è l'altro tiro con l'arco. L'altro proprio perché sappiamo dai media, quel poco che passa in televisione, tanto poco che sia, non ci paragoniamo certo al calcio, ma non siamo più sfortunati di altre federazioni, quindi questo tanto, questo poco è sufficientemente soggettivo, ma va bene così. Però quello che non passa appunto in televisione, oramai sappiamo che tramite i vari canali via web, da YouTube a tutti gli altri, ci fanno vedere, hanno una discreta copertura mediatica per quanto riguarda il ricurvo e per quanto riguarda il compound. Quindi le tappe di Coppa del Mondo, i campionati europei, i mondiali, fino anche le Olimpiadi, hanno oramai, offrono la possibilità effettivamente di vedere il tiro con l'arco. E noi da arcieri che sono sempre curiosi di come si evolve appunto il tiro con l'arco, abbiamo la possibilità di vedere i nostri beniamini, come tirano, cosa fanno, come gareggiano, tifare, eccetera. Quindi i media, la copertura mediatica si occupa prevalentemente e a mio modo di vedere in maniera anche sufficiente di queste divisioni, ricurvi e compound, sia nella stagione indoor che nella stagione all'aperto oramai. Però sappiamo che in realtà in World Archery esiste un altro tiro con l'arco, ed è per questo appunto la provocazione del titolo, no? Non esiste solo il targa e l'indoor, e sappiamo che esistono altre gare che peraltro coinvolgono anche le divisioni che abbiamo citato prima, ma addirittura altre divisioni, e sono queste, no? Il bare bow, che per quanto riguarda l'arco nudo, l'instinctive bow per quanto riguarda l'arco istintivo, e il long bow. Queste divisioni, appunto, pur avendo una copertura mediatica decisamente ridotta, decisamente inferiore appunto ai cugini, ai fratelli compound e ricurvo, comunque assegnano titoli a livello internazionale, quindi europei e mondiali. Svolgono una grandissima parte di arcieri. Questo mio album fotografico, che poi è lunghissimo, noi ne vedremo solo una piccola parte, sono 112 slide, e noi forse con la mia chiacchiera vi annoierò forse fino alla 30-35, quindi è un qualcosa di molto corposo, ma noi magari ci limitiamo solo alla prima parte. Comunque questo mio album fotografico riguarderà proprio appunto
questo tipo di queste divisioni e nella seconda parte anche questa tipologia di gare che passano un pochettino meno. Quindi in questo senso ho spiegato il titolo L'altro tiro con l'arco. E in questo album fotografico ecco che ci sono delle piccole copertine, no? Allora, abbiamo detto album fotografico, commentiamo la fotografia che è la copertina, l'atleta da me scelto per copertina per quanto riguarda l'arco nudo ed Eric Esposito. Sappiamo appunto, forse lo conosciamo già tutti, un piccolissimo excursus del suo curriculum, ma solo l'ultimo pezzo, nel senso che sappiamo che nel 2018, due anni fa, i Mondiali di Cortina si è aggiudicato il titolo di campione del mondo junior e l'anno dopo, lo scorso anno, quindi 2019, pur essendo ancora junior, lo abbiamo schierato gareggiante tra i senior e ha vinto il titolo anche il titolo europeo tra i senior. Quindi stiamo parlando veramente di un talento assoluto, indiscutibile e riconosciuto oramai a livello mondiale, ed è questo ragazzo qua. E oltre appunto a conoscerlo, perché so che sicuramente l'avete già visto in diverse occasioni, diverse gare che viene a fare anche in Piemonte e ai campionati italiani, iniziamo comunque già a vedere geometrie, punti d'appoggio e aspetti tecnici già offerti in questa fotografia di introduzione. L'atleta da me scelto invece in questa copertina per quanto riguarda l'arco istintivo è Federico Perucchi, anche lui giovanissimo, anche lui un talento per il momento non ancora magari espresso nella nostra federazione a livello internazionale, però sicuramente un ottimo elemento, ed è per questo che l'ho messo in questa copertina. Peraltro guardiamo anche qui, poi ne parleremo ovviamente, no, dell'approccio tecnico al tiro, però iniziamo già a guardare quali sono gli allineamenti, quali sono le posture scelte, quali sono gli atteggiamenti scelti. E quindi copertina, arco istintivo, Federico Perucchi. Ovviamente questa fotografia è legata al mondo 3D e lo vediamo appunto le sagome, peraltro questa è una gara FIA, ma poco importa. L'atleta scelto per essere copertina di questo della divisione Lombò è Giulia Barbaro. Anche lei arciere invece famosissimo oltre al territorio nazionale, famosissimo a livello internazionale. Quando arriviamo in questi eventi che la World Archery ci chiede appunto di cui partecipiamo, vengono tutti a fare capannello, a salutare, a riconoscergli i meriti a questo atleta, che è veramente un palmarès di tutto rispetto. Peraltro non solo un palmarès World Archery, perché ricordiamoci che oltre alla World Archery, quindi alla FITARCO, ci sono diverse federazioni internazionali che offrono la stessa offerta che offre la World Archery, quindi campionati continentali e campionati intercontinentali. Ebbene, la Barbaro penso ne abbia raggiunti tra la World Archery e gli altri una decina. Appunto, e iniziamo anche a vedere questo soggetto, anche lei con la sua impostazione tecnica. È solo la copertina di questo album fotografico, però intanto iniziamo a vedere anche l'aspetto tecnico. Mi permetto di dire una cosa, visto che ho accennato ad altre federazioni, ad altre gare, di ampliare un pochettino, qualora, non lo so, non ce ne fosse bisogno, io parlo un po' a ruota libera, non voglio dire, so di dire cose ovvie, però appunto sviluppo il mio argomento in questo senso. Il lombò e l'istintivo rientrano a livello dell'arcieria, a prescindere dalle varie classificazioni delle federazioni, un pochettino come l'arco viene chiamato arco arcieria tradizionale. Quindi istintivo, lombò e forse si aggiunge l'arco storico, appunto, e poi vabbè anche l'arco mongolo, eccetera, fanno parte dell'arcieria tradizionale. L'arco nudo, l'olimpico e il compound vengono classificati come arceria tecnologica. E se dovessimo guardare, perché ripeto, la FITARCO forse non ci dà il giusto metro, chi è come me fortemente legato alla FITARCO ed esclusivamente, quasi esclusivamente legato alla FITARCO, non ci dà la giusta proporzione degli arcieri del mondo. L'arceria tradizionale, come numeri nel mondo, se la gioca ampiamente con l'arceria tecnologica. Stiamo parlando dello stesso numero, o addirittura è probabile che l'arcieria tradizionale in numeri sia addirittura più popolosa e più frequentata che non l'arcieria tecnologica. Quindi non stiamo parlando di nicchia,
Stiamo parlando di un aspetto importante, una parte importante dell'arceria mondiale. Fatto questa premessa, che mi rendo conto che possa interessare oppure no, una piccolissima, minuscola ancora opinione personale su chi sono gli arcieri dell'arceria tradizionale. Beh, non sono ex cacciatori e non sono neanche filosofi, almeno il mio modo di vedere. È gente che ha avuto un imprinting in questo senso, probabilmente si è avvicinato all'arco in una società che, in cui presumibilmente FIARCO, o comunque una società anche FITARCO, che vendeva ai corsisti il lombò, l'istintivo, oppure come può succedere adesso l'arco nudo, oppure società intere FITARCO che vendono al neofita già subito il compound, e sono rimasti in quel filone. Io non li classificherei né come ex cacciatori o filosofi, meditatori o quant'altro. È solo gente che ha scelto quell'arco, e ancora oggi nelle nostre società, là dove abbiamo l'offerta multipla di dire vabbè, adesso che ti abbiamo fatto il corso scegli cosa vuoi essere, è ovvio che l'indole personale di ogni arciere deciderà se è un pochettino più tecnologico di fare il compound, se è un pochettino più spartano di fare il lombò. Però non c'è un misticismo dietro uno e a scapito dell'altro, perché si è mistici anche dietro il compound. Quindi volevo un pochettino smentire questa credenza che chi fa lombò è per forza chi si fa le canne, ecco. Non è così, state tranquilli. Peraltro conosco molto bene questo argomento, e poi finiamo, perché frequento la mia compagna, è nata nell'arco storico e quindi conosco tutto il suo percorso, e vi posso assicurare che è gente assolutissimamente normale. Mentre invece leggo appunto delle cose, ah no, sì, lombò è tutta gente un po' strana. Siamo noi, io sono lombò a tutti gli effetti, e non mi si può dire che sono più mistico quando tiro con lombò e meno quando lo sono con l'olimpico. Questo era solo come una piccola premessa per dire chi sono questi nostri compagni di avventura nel tiro con l'arco di cui andiamo a ragionare oggi. Vado avanti con quest'altra fotografia, dove appunto poi velocissimamente la domanda che forse si compone è: ma che cosa si fa con questi archi? Allora, con questi archi, lo abbiamo visto prima, ad esempio si tirano le gare indoor. Io non so se la scritta si è composta. Le gare indoor, in questo album fotografico raccontiamo l'avventura di queste due ragazze, una Eleonora Strobbe e l'altra Jessica Tomasi, che in quell'occasione, e penso non si sia più ripetuta, Jessica Tomasi, che sappiamo tutti essere un arciere olimpico di fama internazionale, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra, ha vinto 3 mondiali Campania, ha vinto il mondiale Targa Torino Squadre, quindi sappiamo la caratura dell'atleta olimpico. Quell'anno, quell'edizione dei campioni italiani indoor, ha deciso di fare squadra per il Pinè con la Strobbe e si è trovata poi a fare lo scontro terzo quarto posto nella gara individuale. E va bene, questo qui era solo il racconto della fotografia. Ma sappiamo anche appunto che con questo... Scusa Giorgio. Dimmi, scusami. Io vedo un'immagine fissa e penso di non essere l'unico. E qual è questa immagine fissa? Ah, adesso si vede. Adesso è cambiata. Perfetto. Okay. E sono due arcieri che tirano gli indoor? Sì. Perfetto. No, ma ripeto, sarà tutto così, no? Racconto la fotografia e poi sviluppo il mio argomento. Quindi, anche se arriva leggermente in ritardo la fotografia, un guaio non è. Sappiamo appunto che in realtà anche tutto l'altro tiro con l'arco di cui parliamo questa sera, quindi l'arco nudo, l'istintivo e lombò, può fare gare indoor. È vero, sì, il lombò e gli istintivi vengono annoverati tra nelle classifiche come archi nudi, ma poco cambia, voglio dire, non è urgente per il momento riconoscere una classifica. L'importante è sapere che effettivamente la loro stagione, qualora appunto decidessero di intraprendere, di affascinarsi da questi tipi di archi, non è chiusa alla sola stagione estiva, ma possono tranquillamente gareggiare nelle gare indoor al pari appunto di tutte le altre divisioni. Peraltro il mondo internazionale si sta muovendo nel senso di
abbiamo visto a Roma già da 2 anni nel Trophy di Roma appunto il Lombò riconosciuto invece come divisione con la classifica. E qui ci sono le fotografie dei 4 finalisti del Trophy del 2018, appunto Pontremolesi, Calvi Smock, Sotto Bassiuana e la piemontese Venturi. E anche qui possiamo già iniziare a vedere qualche cosetta, no? Ad esempio i 2 arcieri che sono in ancoraggio, Calvi Smock e Bassiuana, che tipo di atteggiamento hanno in questa fase di gara. Quindi comunque questo solo per dire che comunque a livello internazionale qualcosina si sta muovendo anche per queste divisioni. Andiamo avanti. Sicuramente sappiamo che la stagione all'aperto, ecco, questo che abbiamo etichettato, l'altro tiro con l'arco, può fare gara tiro di campagna. Fotografia. Beh, in fotografia c'è l'inossidabile, immarcescibile Berti Ferruccio, che ben rappresenta, a mio modo di vedere, la copertina di questo, di questo racconto. Quindi sappiamo che l'arco nudo può fare, è il principe forse del tiro di campagna, ma insieme all'arco nudo, in questo caso, a differenza dell'indoor, anche l'istintivo e anche l'ombò gli viene riconosciuta una classifica specifica della partecipazione. Quindi gli istintivi gareggiano nella loro classifica come istintivi, gli archi nudi ovviamente come archi nudi, tutte e due istintivi e archi nudi dal picchetto blu, e il lombò, oltre appunto riconoscergli la classifica tra di loro, tra i lombò, tipo hanno un percorso appunto, possono tirare il picchetto giallo. Quindi la stagione campagna, per questo che è l'altro tiro con l'arco, è assolutissimamente riconosciuta in tutte le gare a calendario, e infatti li vediamo partecipanti e, a mio modo di vedere, anche divertiti in questo tipo di gare. Copertina dell'ultima tipologia di gara appunto riconosciute nel mondo World Archery, quindi in fitarco, e sono legati in Europa 3D. Il protagonista della fotografia è Sei Mandi, che tira la finale del terzo o quarto posto in questo posto stupendo che fu il mondiale di Terni. E qui appunto sappiamo che anche in questo caso, come già nel tiro di campagna, oltre al compound, di cui non trattiamo in questo album fotografico, se non forse una fotografia verso la fine, ma è poi un argomento a parte, se mai facciamo un altro seminario, non tanto perché io voglio parlare di compound, ma il compound in queste gare, ecco, più che altro potrei semmai raccontare qualcosa di questo argomento. Sappiamo appunto che per questo tipo di gare, oltre al compound, salgono in cattedra gli archi nudi, gli istintivi e il lombò. Che sono, sì, il 3D è un pochettino più di tutte le altre la loro gara, la loro specialità. Comunque, qualunque sia poi quella che personalmente piace di più, sappiamo che in queste gare sono ammesse queste 4 divisioni, appunto, e tutto l'altro tiro con l'arco è coinvolto. Molto, molto velocemente, solo per vedere lo stato di salute di queste gare. Allora, il calendario nazionale ci ha offerto 502 gare indoor a calendario, 362 gare outdoor, quindi sappiamo che il mondo targa è vivo, vitale e coinvolge un sacco di persone in fitarco. 97 sono le gare tiro di campagna nel 2019 e questo numero è stabile oramai da qualche decina di anni. Le gare sono sempre attorno a 100, 102, 98, 97, io le monitorizzo perché è un pochettino il mio compito in federazione. E quindi volevo semplicemente dare un peso a quanto nel calendario nazionale pesano queste gare, e 85 sono state le gare 3D, che continua appunto un piccolo trend di crescita di queste gare. E queste gare quanta gente coinvolge dell'altro tiro con l'arco? Passiamo e non scendiamo nel dettaglio, questi numeri sono del 2018, non li ho rifatti per il 2019. Stiamo parlando di circa 2.100 persone archi nudi, stiamo parlando grosso modo di 400 lombò e di 300, poco meno di 300 istintivi. Quindi un buon numero di agonisti. Peraltro poi queste divisioni, questo altro tiro con l'arco è un movimento molto in fermento, nel senso che chi fa gare non si limita a farne 2 come questa fotografia, ma poi partecipa parecchio
all'attività agonistica della stagione. E quindi finiamo questa introduzione dove abbiamo appunto detto di cosa andiamo a parlare e per quale gare andiamo a discutere. A mio modo di vedere, appunto, questo movimento è vivo ed è buono in salute ed è ancora anche, possiamo dire, in espansione. E basta, ecco, questa è il finale della mia introduzione. Quindi passerei tranquillamente a una fase successiva, no? Quindi entrerei un pochettino più nel dettaglio di che cosa si fa sul picchetto di tiro con questi archi. Partiamo dalla fotografia. La fotografia è proprio la finale, la penultima piazzola del mondiale di Cortina, dove appunto avevamo per il finale per loro sia Eric Esposito, che l'abbiamo riconosciuto qua in questa foto col cappellino azzurro, sia il David Bianchi, che è appunto quello e l'altro, quello non col cappellino azzurro. Eric vince l'oro, peraltro ha la freccia di shoot-off, Bianchi si aggiudica l'argento. Va bene, raccontate la fotografia. Ma quello che appunto voglio introdurre con questa fotografia è il mio pensiero che mi ha accompagnato dal primo momento in cui ho iniziato in qualche modo a occuparmi di questo altro tiro con l'arco. Partendo allora, perché purtroppo stiamo facendo anche un racconto un pochettino storico e personale di questo universo, partendo appunto dalle basi, dalla consapevolezza che il tiro con l'arco, partendo appunto dall'arco nudo, perché poi ci sono arrivato dopo all'istintivo e all'ombò, sempre provando tutto su di me, ma questo oramai mi conoscete, quindi parlo in Piemonte, non devo raccontare grosso modo quali siano le mie stagioni agonistiche, iniziando appunto a ragionare con l'arco nudo proprio perché non c'erano delle altre basi su cui partire, e poi questo lo vedremo fra qualche istante, ragionando a trattare la tecnica dell'arco nudo esattamente come se fossero degli olimpici. E questa frase me la sentirete dire nella prossima mezz'ora ancora per tantissime volte. Quindi, proponendo agli arcieri arco nudo e poi successivamente agli istintivi e lombò esattamente gli stessi concetti fondamentali che sono propri dell'arco olimpico. E raccontando una sequenza di tiro, quindi organizzando un tiro per questi atleti esattamente come se fossero degli olimpici. Questo un pochettino perché, beh, innanzitutto, e lo posso dire solo in questa regione, perché poi agli altri, ovviamente, la scorsa settimana che ero toscana piuttosto che Friuli, piuttosto che Calabria, interessava meno. L'arco nudo in Piemonte non esisteva. L'unico arco nudo che esisteva in Piemonte era Tancio e sua moglie. Quindi partivamo da quello. Ma anche a livello nazionale non c'era un'omogeneità didattica, perché io con Cinquini, che erano sicuramente i campioni del passato, con Oneto, con Lameini, io ci ho parlato, però ognuno di loro mi raccontava un percorso esperienziale, personale, e da lì diventava difficile effettivamente voler passare a qualcun altro delle informazioni quando poi alla fine erano dei percorsi personali. E questo percorso invece lo abbiamo un pochettino creato, per fortuna non solo in Piemonte. E allora passiamo a quest'altra immagine a cui sono affezionatissimo, perché è stato veramente il punto di svolta mio personale, e mi vanto di dire non solo mio personale, ma di tutta la federazione. Perché prima di vedere queste immagini, e questa qui è la park, e spero che un'immagine al rallenti sia partita la sua sequenza, la rilanceremo più volte. Prima di che arrivassero queste immagini, il mondo arcieristico era veramente complicato. Noi torniamo indietro di 20 anni, torniamo indietro di 30 anni. Quello che si sapeva, a parte appunto quello che poteva dirci il nostro istruttore del corso base, era veramente pochissimo. Noi in Italia avevamo la fortuna di avere dei campioni del calibro internazionale, di Ferrari, di Spigarelli, iniziava in quel periodo Ilario Di Buò, ed erano campioni assoluti, questo non c'è da dire. Spigarelli faceva record del mondo, Ferrari vinceva medaglie alle Olimpiadi, pace. Però se si aveva l'occasione, se si doveva cercare l'occasione di vederli tirare,
poi ti accorgevi che effettivamente la loro tecnica era veramente individuale, veramente piena di personalismi. E parliamoci chiaro, io non ho niente contro i personalismi, anzi, i personalismi sono quelli che fanno di un arciere molto bravo un campione, quindi li sostengo, li incoraggio e li evidenzio come punti di forza. Però capite che proporre didatticamente un qualche cosa che è solo personalismo, perché se guardiamo come tirava Ferrari e guardiamo come tirava Spigarelli, diventava difficile per sulla pagina di Ciresia. Adesso sto facendo un corso, sto registrando.
Uno, due, tre, quattro. Parlando di ieri, a raccontare l'arco anche agli archi nudi e poi personalmente, come esperienza mia personale, l'ombò e come esperienza mia personale, come istintivo. Quindi non è che prima ero un pragmatico e poi sono diventato un meditativo, no? Semplicemente mi piacciono tutti e mi sento bene con tutti gli archi che trovo. Ma dietro appunto agli archi che utilizzo, che per me appunto sono tutti molto belli, perché peraltro, vabbè, penso anche che siano veramente molto belli, c'è lo stesso concetto tecnico. Lo stesso concetto tecnico che abbiamo visto nella parche. Quando io propongo il tiro, è quello che propongo. E qui abbiamo l'esempio di Giuseppe Seimandi, molto giovane, che fa esattamente quel tiro. Vediamo la parche al contrario. Li abbiamo visto, li vediamo prendere dei punti di contatto molto precisi. Li vediamo ricercare gli allineamenti e mira, e quindi questo concetto di ricerca degli allineamenti tramite il sollevamento corretto, la trazione corretta, l'espansione corretta, che ti fa trovare già la mira, non dover entrare in mira, ma mi alleno, costruisco un progetto che ha sempre le stesse finalità. Quindi di trovarmi in quella situazione di mira e poi proseguire con il rilascio e il mantenimento. E questa impostazione del tiro arco nudo, e poi più avanti vedremo degli istintivi e dell'ombò, è assolutissimamente è stata la strada vincente. Ma non tanto vincente perché Giuseppe ha fatto un sacco di punti, perché i punti li ha fatti perché li aveva lui, perché è un campione, perché ha il fiuto del centro più spiccato di magari un altro che tira esattamente come lui, ma questo fiuto non ce l'ha. Ha funzionato perché gli archi nudi da 20 anni in avanti raccontano l'arco nello stesso modo. Se voi se ne, vi capitaste sentire Eric raccontare il suo tiro e Alessio Noceti raccontare il suo tiro, vedete molti punti in comune, cosa che non succedeva tra Gaudenti e Lameini, ad esempio. Ed è per questo che sto parlando di una svolta dove il mondo dell'olimpico ha dato l'imprinting giusto al mondo dell'ombò, al mondo dell'istintivo, al mondo dell'arco nudo. E per quale motivo io ritengo corretto ragionare in questo senso e non mi stupisce per niente? Perché poi tutto sommato che l'arco olimpico sia quello che più ha trovato la correttezza esecutiva, la biomeccanica. La biomeccanica corretta è dovuta dagli studi, dalla gente che ha lavorato per essere più performanti. Tutto lo sviluppo delle Olimpiadi ci ha portato ovviamente a questo. State sentendo oppure è caduta la linea? Tutto a posto? Tutto a posto. Perfetto. E vedete come anche in questo caso, adesso non la rilanciamo, anche in questo caso appunto vediamo gli archi nudi valere quest'idea che il polso si scarica sul bersaglio. Quindi guardiamoli questi arcieri, no? Adesso abbiamo guardato la parche storica, ecco, abbiamo guardato un Seimandi molto giovane, però vediamo appunto questi tratti, questi punti di unione che c'è tra il mondo olimpico, valere per il mondo arco nudo, valere veramente con la V maiuscola. E qui c'è Sara Noceti in questo album fotografico e guardiamola, no? Guardiamo qual era il suo approccio. Sulla piazzola, quindi assolutamente ortogonale, spalle basse, l'impronta sull'arco è assolutamente normale,
ancoraggio, gomito allineato e a rilascio, polso che si scarica, occhi che rimangono legati al bersaglio con questo follutro visivo indispensabile per avere qualsiasi tipo di o ipotesi di risultato. E possiamo tranquillamente vedere che se io con Photoshop mettessi una stabilizzazione, un mirino, ecco che Sarnocetti è l'olimpico perfetto. Tant'è vero che adesso che lei sta tirando olimpico non ha trovato nessuna difficoltà ed è un talento, anche sta dimostrando il suo talento anche con l'olimpico, come appunto l'abbiamo visto fare sia ai vari campionati in cui si sta impegnando da 2 anni a questa parte. Ma se noi andassimo a guardare appunto queste basi gettate qualche anno fa, quindi di prendere dal mondo scientificamente più approfondito del mondo olimpico e lo basassimo sugli archi istintivi, vediamo che l'arco istintivo di oggi, a me non interessa quello di ieri della FIARC, cioè non mi interessa quell'approccio, io sto parlando di approccio moderno e per il futuro, e noi vediamo questo. Queste fotografie qui sono recentissime, stiamo parlando di Federico Perucchi in lockdown, quindi da casa che manda i filmati di quello che sta facendo e di come sta lavorando. E anche qui io non vedo un cacciatore, io vedo un arciere che sta costruendo un tiro per essere assolutissimamente performante e consistente nell'ottica del bersaglio da colpire. Che il bersaglio sia una targa con un giallo o che sia una sagoma con un cerchiolino in mezzo da colpire, non ci vedo francamente nessuna differenza. E vedo appunto, adesso, prescindere il lavoro che si può voler ancora fare e va benissimo, vedo che comunque questo approccio è la strada giusta e con questo fervore la racconto a voi questa sera. Quindi vedete geometrie, atteggiamenti, possiamo anche dire mentali, ma soprattutto questo arco che si scarica è libero di volare verso il bersaglio. Ma se noi andiamo ancora, appunto questa carrellata la facciamo su tutte le divisioni, questa è una fotografia, questa è Rizzi Donatella, che in questo album fotografica ci sta benissimo perché è la campionessa del mondo di Terni. La foto, pur non essendo recentissima, il filmato che vedremo poi fra un istante sì, perché era del campionato di Pinerolo, quindi stiamo parlando del 2013, vediamo che già allora comunque questa ragazza che ha un'estrazione tutta FIARC, perché il suo percorso all'arco è nato in FIARC e anche lei conosco il suo scorso, la sua storia vera dall'inizio, perché ci siamo frequentati nell'ambito appunto della sua società FIARC di Bologna, eccetera. Quindi so perfettamente il suo percorso culturale arcieristico qual è stato, ma la vediamo già a Pinerolo con questa geometria, con questi atteggiamenti, prettamente da olimpico. Sì, forse ancora un arco un pochettino stretto, un pochettino troppo stretto per quello che siamo abituati a vedere, diciamo che lì c'era ancora un rimasuglio, un'inerzia verso la Dragon, perché sappiamo che nel mondo FIA la Dragon è proibita e quindi questo passaggio non era ancora completo. Ma se la guardiamo anche lei in lockdown, in un filmato di qualche settimana fa, vediamo appunto che tolto i tempi di tiro, che comunque sono un pochettino più veloci rispetto a quello che siamo magari abituati a vedere da un Morello che fa l'olimpico, il tiro è assolutissimamente ordinato e rientrante nello sviluppo dell'arco olimpico con cui sto insistendo tanto. Fotografia e racconto ed è il motivo perché nel mio album di questa sera. Fotografia è Cinzeno Ziglia. Cinzeno Ziglia è l'arco nudo, uno degli archi nudi a livello femminile, uno degli archi nudi femminili a livello mondiale più importanti, nel senso che se non vince la medaglia d'oro, comunque a podio lei c'è sempre. Sono 3-4 anni che effettivamente è un arciere di livello altissimo. Quindi gli rendiamo onore con questa foto raccontando un pochettino la sua storia. E l'ho messa perché, proprio per andare avanti a sviluppare il ragionamento con questo che l'ho messo nel titolo, l'altro tiro con l'arco, ma che vorrei che voi lo vedeste esattamente come se fosse degli olimpici, anche l'osservazione dei punti di forza e magari dei lavori, che invece dei punti in cui c'è ancora un pochettino da lavorare, è esattamente come se fosse degli olimpici. Perché possiamo dire, Cinzia, ottimo braccio dell'arco, ottima spinta verso il bersaglio, guarda quell'arco come si proietta verso il bersaglio,
come si scarica il polso e come viene fermato dalla Dragon. Ottimo, è tutto giusto. Peraltro follow through visivo, esattamente come io concepisco il tiro, esattamente come io vedendo la Park la vedo ribaltata in questa fotografia. D'altro canto, anche l'analisi dei punti in cui ci può essere un suggerimento per crescere ancora un pochino è l'abbraccio della corda, dove evidentemente se dovessimo fare un'analisi di questo atleta olimpico diremmo sì, vabbè, magari c'è ancora da lavorare un pochettino di più con la muscolatura dorsale, il trapezio basso, in maniera tale che queste dita non siano, questo rilascio non sia così aperto e queste dita non siano così coinvolte. Quindi questa fotografia, oltre a rendere un omaggio a Cinzia, vuole anche dire che guardate che nell'osservazione degli atleti, alla fine poi, non è che bisogna dire no, ma magari l'arco nudo è giusto fare così. No, quello che non ci torna nel tiro con l'arco, non ci torna neanche nel lombò. E quello che invece è veramente da premiare nell'Olimpico è altrettanto valido e premiante nel mondo del lombò. E poi arriviamo a questo, no? A questa immagine, beh, il personaggio chi è? È Daniele Bellotti, che vabbè, oltre ad essere stato il mio collega la gestione dei gruppi nazionali nell'ambito del tiro di campagna del 3D, è a mio modo di vedere uno dei migliori arcieri arco nudo in Italia. Sia, vabbè, in passato sicuramente anche dal punto di vista titoli di cose di vittorie vinte. Adesso magari un po' sì, un po' meno, poi sappiamo che anche la vita di un agonista ha degli alti e dei bassi, questo non ci interessa, ma sicuramente a livello tecnico secondo me è, non ho nessun problema a dire, il miglior arciere arco nudo che oggi tira con l'arco in Italia. E io vi invito a guardare, lo guardiamo due o tre volte questo filmato, a vedere veramente questi punti di contatto su cui sto insistendo a dire similitudini tra arco olimpico e arco arco nudo, perché se noi iniziamo a guardare vediamo che oltre ai punti di contatto sull'attrezzo, adesso Daniele alzerà gli occhi e prende il punto di contatto con l'avversario e su quel contatto visivo inizierà a alzare l'arco e a proiettare le sue forze in una pretrazione che poi si concluderà in una trazione, in un ancoraggio e poi rilascio e follow through. Guardiamolo bene, eh? Punti di contatto, alza il bersaglio, pretrazione, trazione anche lui sul personalismo, la testa che si sposta, per la carità, non stiamo dicendo che è un automa. La sua gestione di questa fase, che non è la ricerca della mira, perché se guardate bene la punta non entra dentro il bersaglio, non è che lui sta su perché sta cercando di entrare dentro il bersaglio. Guardiamolo ancora questo particolare. E poi tutti gli approcci, tutti gli argomenti, il braccio. Adesso c'è quel gomito leggermente fesso, ma lui è fatto così. Non ha scelto di avere quel braccio che sembra un pochettino fesso. Lui è fatto così, sul braccio disteso è così. Ancoraggio, approccio al bersaglio, rilascio il mio. Quindi vedete come, grazie a queste immagini, posso benissimo dire che i due universi arcieristici non sono per nulla distanti, anzi sono assolutamente sovrapponibili. E io adesso ho preso Daniele Bellotti, arco nudo, ma lo stesso progetto vale per i lombò del futuro, per gli istintivi del futuro. Vedete come sta lavorando Perucchi, l'avete visto prima. E quindi con questo filmato voglio appunto raccontare come sono sovrapponibili i modelli, l'ho detto un sacco di volte e pace. Fino a questa slide. E questa slide invece è il punto di rottura tra il mondo degli olimpici e il mondo dell'altro tiro con l'arco. E vi invito a seguire appunto il mio ragionamento in questo senso. Poi potete essere d'accordo oppure no, però io l'ho detto. Vi sto raccontando il mio modo di vivere il tiro con l'arco. Ebbene, questo trenino, che per tutti gli altri poteva essere sorprendente, io ve l'avevo già detto che cos'era il trenino per me, ve l'ho detto all'altro seminario, no? Io ho sempre immaginato, e io pensavo fosse condiviso un po' per tutti,
E invece scopre che nelle altre regioni di sequenza di tiro e trenino non ne sapevano niente, loro non si erano figurati questa immagine. E quindi me la prendo tutta personale e dico: per me la sequenza di tiro è sempre stato un trenino, no? Un trenino composto di tanti vagoni, dove c'era, va bene, una locomotiva che poteva essere la presa di contatto con il terreno, oppure il contatto visivo col bersaglio, comunque un qualche cosa da cui si parte, e poi via via ci sono tanti vagoncini dove, finito un vagone, inizi un altro. E un vagone non può mai passare per davanti, ed è per questo che il trenino per me era la sequenza di tiro. Non so se anche voi condividete questa immagine, se era la stessa vostra, oppure comunque avvallate questa mia metafora del tiro come se fosse un trenino. La volta scorsa, lo seminario scorso, raccontai come questo trenino non sono, anche perché invece i testi ci legano un pochettino a dei numeri, non sono i 10 comandamenti di Mosè, che sono 10 e basta. Torno di nuovo a insistere sul fatto che questo trenino può avere più o meno vagoni. Probabilmente, e dissi allora, sono pochi all'inizio, poi si arricchiscono perché diventano un pochettino di più i passaggi, man mano che si matura, man mano che la cera matura, ha più cose da fare e da tenere sotto controllo. In alcuni passaggi della sua crescita arcieristica sono da tenere sotto controllo a livello consapevole, in alcuni passaggi, quando ci sono questi punti, questi elementi della sequenza di tiro diventano automatici, probabilmente il controllo non è neanche più cosciente, ma passa in un altro stato. Fatto sta che comunque diventano da 3, 4, diventano magari 5, 6, 3, i 13 di Frangilli, gli 11 di Mister Lee, quanti ne volete voi? Va bene, questo trenino si allunga man mano che cresce l'arciere, fino a quando forse alla maestria l'arciere veramente bravo, lo abbiamo chiamato maestro non per niente, magari torna a ridurre questi numeri, no? E sono quelli che si snocciola come progetto mentale dell'esecuzione del tiro ideale, dove uno ha una serie di cose ben precise, due e tre, e diventa veramente un racconto del proprio tiro, uno, due, tre. Non perché si è tornati neofiti, che si torna a non sapere le cose, ma semplicemente perché ogni punto raggruppa tutti una serie di elementi oramai consuetudine, oramai automatizzati. Tolto questo pippone sulla sequenza di tiro, parlavamo appunto di differenze che secondo me non esistevano nel mio racconto tra il mondo arconudo e il mondo olimpico, e che adesso invece, a mio modo di leggere il tiro, vi racconto e iniziano a esistere. Il mondo olimpico, questo trenino, io lo vedo oggi come un treno ad alta velocità. Non tanto, e questo è supportato, qui un pochettino me la canto e me la suono, non lo so, poi siete liberissimi di crederci oppure no, no? Ma supportato dalla mia esperienza a Cantalupa. Io vedo quanto stanno lavorando i ragazzi su questo trenino, trasformando questo trenino in un treno ad alta velocità. Non tanto un treno ad alta velocità perché vanno a ridurre i tempi, non è quella la mission. Il treno ad alta velocità, e ho messo questa fotografia per questo, in quanto immaginare un treno senza più separazione tra uno scompartimento e l'altro. Se abbiamo tutti presente come sono questi treni ad alta velocità, si cambia carrozza, ma quasi non ci si rende neanche conto. Il comfort è identico dall'inizio, dalla prima carrozza all'ultima. Sì, c'è questa sensazione di dire: vabbè, cambio carrozza perché magari c'è il vano bagagli, perché magari ci sono i bagni. Ecco, la sensazione c'è. Ma sicuramente i treni ad alta velocità hanno questa compenetrazione dei vagoni. E la sequenza di tiro raccontata, sviluppata, allenata a Cantalupa, allenata nel mondo olimpico, è proprio un pochettino questo, no? Un punto si sfoca e inizia dentro l'altro, quindi in un senso di continuità dal primo all'ultimo vagone. Si compenetrano i passaggi della sequenza di tiro. Questo poi porta inevitabilmente anche questa compenetrazione, questa fusione, questa unicità del tiro dal sollevamento al follow through, porta inevitabilmente, o comunque può portare, anche una riduzione del tempo.
Però non è quella la missione che si rincorre a Cantalupa. Seppure questo ragionare come un tiro unico, pur fatto di passaggi, ma questi passaggi si compenetrano tra loro, quasi da non vedere dove inizia uno, da dove finisce uno e dove inizia l'altro, qualora portasse anche una riduzione dei tempi di tiro, ebbene la chiamiamo efficienza. Perché ricordiamoci che chi rincorreva la qualifica per Tokyo e quindi poi a sua volta rincorreva la medaglia a Tokyo, oramai nel settore maschile sono tutti sopra i 50 libbre. Anche Federico Musolesi, che è il più gracilino di tutti, ha 49-50 libbre. Quindi capite che se io riesco con questo sistema, con questa mission, di avere un tiro che non è interrotto in vari vagoni, ma unico, e mi risparmio magari un secondo. Un secondo, 50 libbre per tutte le frecce che si tirano, è un percorso che comunque, anche dal punto di vista effettivo, ha un suo senso. Ebbene, se questo è il mondo olimpico di questa mia metafora, questa mia immagine mentale, che è la sequenza di tiro vista nel mondo olimpico come un treno ad alta velocità, quello che io raccomando, quello che io trovo sano, quello che io trovo raccomandabile, e invece nel mondo arco nudo un treno ancora vecchi scompartimenti. Questa compenetrazione di un passaggio dentro un altro io non la vedo utile. Anzi, partiamo dalla fine di quello che ho detto prima, quindi l'efficienza del tiro serve nel mondo arco nudo? No, perché Giannini, che è il più grosso arciere arco nudo che c'è, no? Quindi anche forte, perché sono 120 kg di muscoli quelli di Giannini, vabbè, ci sarà anche un po' di panza, ma comunque è un arciere forte, tira 41 libbre. E d'altronde per quale motivo tirarne molte di più? Laddove poi alla fine, una volta che sono sotto cocca e sono a 50 metri, il di più è addirittura troppo, addirittura mi costringerebbe a fare string per arrivare a 50 metri, quindi l'imbarazzo di avere un arco un pochettino così, quando posso comunque avere un pochettino meglio l'arco sistemato, quando sono sotto string e fare tutto uno string nei 2 cm sotto, e quindi non fare string a 50 metri, e quindi non mi servono libre. Questa efficienza per avere una gestione di libraggi alti non mi serve. E allora quantomeno questa velocità pro quello non la vado a cercare. Ma non vado neanche a cercare questa compenetrazione dei passaggi della sequenza di tiro, perché cercare questa compenetrazione potrebbe diventare uno scenario che poi mi porta a quella disgrazia che è la perdita di passaggi di sequenza di tiro. Mi porta a essere affrettato, mi porta a non riuscire più a gestire il mio tiro, tanto che non faccio gli ancoraggi e la freccia parte, tanto che neanche entro in mira o addirittura se entro esco. Perché non riesco più a portare a termine la mia sequenza di tiro. Perché ho ragionato dicendo, va bene, non sto più a delineare bene l'inizio di una cosa, la sua fine, l'inizio della successiva. Ho perso l'organizzazione del tiro. In virtù di cosa? Non lo so. Di una rapidità che mi fa dire, ah, se sto un secondo in più, la tiro fuori. Ebbene, se quella è la strada, un secondo in più, io ci devo stare 5 secondi più in allenamento, perché non posso essere così fragile da dire un secondo è la differenza tra il 6 e il 2. E quindi vado proprio in quella direzione lì a muovermi per migliorare, a patto che non ci sia effettivamente uno squilibrio tra arco e forza dell'arciere, quindi che l'arco sia incontrollabile, ingestibile, ho troppe libbre per la mia muscolatura, il che vuol dire o scarico l'arco o cresco di muscolatura. Io non so se sono riuscito a raccontare bene questa differenza, ma vi invito a guardare questo filmato adesso, che è ovviamente lo stesso arciere di prima, e lui è inconsapevole della mia analisi, perché io mi sono fatto mandare i filmati e lui ha semplicemente tirato, però io lo sto usando come un trabocchetto, perché l'immagine di prima vi ho detto guardate come siamo uguali agli olimpici. L'immagine di adesso vi sto dicendo guardate come il trenino di Daniele è compartimentato. Guardate se riesco.
Qui verrebbe da dire, ma ci mette tutto questo tempo per entrare in mira? No, perché se lui ci mettesse questo tempo per entrare in mira, vorrebbe dire che la punta si sposta dal punto A al punto B. E in realtà lui rimane lì, lui sta semplicemente disciplinando la sua sequenza e quando è in ancoraggio barra mira, lui sta espandendosi, quindi sta rispettando quel fondamentale e lo sta facendo. Esattamente come se noi snocciolassimo la nostra azione, lui la sta facendo e la sta facendo nell'ordine giusto e la sta rispettando. Se lui volesse compenetrare una fase nell'altro, una volta che lui è con la punta là dentro, lui tirerebbe e invece si sta imponendo questa disciplina che lo porta poi ad avere i risultati che ha e se comunque tutti quanti quelli che stanno tirando così. E sono oramai il 90% degli arcieri, perché se andiamo a vedere un campionato italiano indoor di 5 anni fa, scopriremmo che i tempi di tiro allora erano veramente quasi la metà di quelli che sono adesso. Adesso, e sono 3, 4, 5 anni, oramai i tempi di tiro si stanno assomigliando tra quelli dell'Olimpico e quelli dell'arco nudo. L'Olimpico però si muove in un senso di un tiro unico che ha un inizio e una fine senza interruzioni, il treno ad alta velocità. L'arco nudo, a mio modo di vedere, me lo auguro, vuoi per clonare i campioni, Eric che ci sta tantissimo, Alessio che ci sta tantissimo, se Immandi degli ultimi periodi aveva addirittura il problema che ci stava troppo e quindi me raccontava e dovrei togliere qualche secondo perché è il troppo poi è fin troppo. Quindi vuoi che sia per emulazione, vuoi che sia per cultura, comunque anche il tiro dell'arco nudo sta diventando un pochettino più organizzato e più lungo come tempo. Perché questo famoso tempo, che è poi appunto il tempo di tiro, non è nient'altro che, e lo dico, me l'avete sentito dire un sacco di volte, è il contenitore. Io se, fin tanto, se non ho il contenitore, non posso metterci contenuti. Se il tiro è, e parliamo di un lombò o magari anche di un arco nudo affrettato, se tiro mollo, appoggio mollo, mira mollo, cioè io voglio dire, anche dovessi richiedere i contenuti per migliorare la prestazione, se io non ho contenitore, non ho niente. È meglio avere questi tiri che durano qualche secondo in più, dove magari questi secondi in più sono, vabbè, non faccio niente, ma mi costruisco una traccia mentale, un pensiero, una fiaba, un qualche cosa che mi crea il contenitore, perché qualora ce ne fosse bisogno, io posso metterci un contenuto. Io non smarrisco la strada che non faccio neanche più l'ancoraggio. No, ma fai l'ancoraggio. Ma non ci riesco. Ok, ma come hai lavorato prima? C'era questa fase, c'era quest'altra, ci hai dedicato il giusto tempo per ogni passaggio. Tanto che il tuo tiro comunque è organizzato, rispettoso e anche un pizzichino più lungo nello sviluppo del tiro di quello che potrebbe essere. Io non voglio che voi siate d'accordo con me, io chiedo solo se avete inteso cosa intendevo. È caduta la linea a sto punto perché nessuno ha sentito niente. No, sì. Sì, perfetto. Sì, ok. Benissimo, inizia che sì, ok, motion. Va bene. È giusto, giusto, ognuno ha gli ok che merita. No, Giorgio, non te la prendere, ma sono cotto dall'antibiotico, solo quello. No, va bene, siamo in 45. Non è, non, 62. quanti? 62. 62. E va bene. Abbiamo iniziato, abbiamo ascoltato a dire Una tutto domanda, quello. Giorgio. Com'è? Una domanda. Vai. Il clicker, nella differenza tra arco nudo e olimpico, ti fa cambiare la... No, la Mi seconda. fai andare avanti di 2 slide? Perfetto. Grazie. No, 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 la domanda se
dovevo rispondere adesso, rispondo adesso, però visto che ne parleremo fra due slide, ne parliamo dopo, dai. Allora, va bene, ho capito, va bene. Vai avanti. Allora, abbiamo parlato di differenze, no? Di mondo dell'olimpico che si separa dal mondo dell'arco nudo, e sicuramente un punto di differenza è rappresentato dal REST. Non è che adesso ci allunghiamo più di tanto in queste cose, semplicemente voglio dire, se l'olimpico mette su il REST e se ne scorda, cioè, l'ho scelto di buona qualità e la messa a punto è discreta, se ne si scorda di che modello ha montato su, e ci torna dopo due anni perché magari cambia addirittura l'arco, no? È ovvio che l'unica precauzione che deve avere l'olimpico, e la stessa peraltro che deve avere anche l'arco nudo, è quella che l'altezza sia in maniera tale che la freccia tocchi il centro del bottone e che il ferretto non sporga più di tanto, no? Poi vabbè, l'arco nudo forse deve farlo sporgere un pochettino di più, deve fare attenzione che rimanga sempre attaccato al REST non avendo il clicker, va bene, ok. Ma tolto questo, non c'è una grossissima interesse del REST nel mondo olimpico. Diverso invece è il discorso nel mondo arco nudo, e solo arco nudo in questo senso, perché il lombò e l'istintivo, avendo una presa sola, una volta fatta la messa a punto, questa variabilità, questo impatto che ha la freccia sopra il REST non c'è più. E qui semplicemente con questa sequenza fotografica, sempre del grande ferro, quando allora avevo questo tipo di curiosità, c'era lui sul campo e l'abbiamo snocciolata con lui, vediamo come nell'arco nudo, nell'uscita della corda dalle dita, dalla presa dalle dita, per un arco nudo non c'è solo una componente orizzontale, quella che poi determina lo spine dinamico dell'asta, quello del famoso paradosso, no? Quelle per cui giustifichiamo un 5% del risultato e lo deleghiamo al bottone, il risultato della flessibilità dell'asta, e lo deleghiamo al bottone. Quindi tutto quello che sappiamo essere sul piano orizzontale dovuto allo scavallamento della corda dalle dita, ecco, nel mondo dell'arco nudo c'è un altrettanto e addirittura più importante flessione sul piano verticale, perché nel momento in cui esce la corda dalle dita, oltre al punto, già detto, lavoro, l'incidenza della forza sul piano orizzontale, ce n'è anche una verticale, perché lo vediamo da questa fotografia, nel momento, vedete, questo è il momento in cui la corda si libera dalle dita, i flettenti riorganizzano la forza, appunto, di opposizione che offre l'asta, che è molto più in alto, quindi si riorganizza tutto il piano, e questo porta poi la cocca molto verso l'alto e quindi una grossa flessione sul piano verticale che deve assorbire il REST. Quindi il REST è coinvolto esattamente, ma molto di più, proporzione 1 a 5, 1 per sul piano orizzontale, 5 sul piano verticale, di quello che fa il bottone. Ed è per questo che ci vuole un'attenzione sul REST. Adesso non stiamo dicendo che ci vuole un bottone sul REST, anche se gli ultimi REST usciti, vuoi lo Sniper, vuoi quello di Spigarelli, stanno cercando di ammortizzare, di lavorare, di ottimizzare, di rendere tunabile il piano verticale. A noi per il momento ci basta sapere che il REST non è una cosa identica come nel mondo olimpico, quindi un ferretto lungo che possa assorbire questo piano verticale non è una cosa di cui non se ne deve parlare in questo seminario, dove parliamo di differenze, o come l'ho impostato io, differenze tra il mondo olimpico e il mondo arco nudo. E lo vediamo, non lo vediamo come la cocca si alza, e poi questa forza diventa effettivamente una componente verticale. Esattamente nella proporzione di 1 a 10, 1 il compound e 10 l'arco nudo, quello che ci diceva Stefano l'altro giorno, no? Che componente orizzontale nel compound non ce n'è, semmai ce ne può essere una sul piano verticale, perché vuoi un arco non in sincro, vuoi un monocam, vuoi il fatto che comunque sia, vuoi anche l'importanza del posizionamento del loop, so che vi ho parlato di questo, vuoi una spinta un pochettino più verso il pivot point o leggermente più bassa sulla grip, crea un disassamento, una flessione sul piano verticale nel mondo compound. E infatti il mondo compound ha resta caduta, ha lamelle oppure braccetti rigidi, però attaccati con una molla che si può regolare. Ebbene, sappiate che se il compound ha una flessione sul piano verticale, l'arco nudo col suo string ce l'ha 5 volte maggiore.
e di questo invece se ne parla sempre abbastanza poco, o comunque non avendo mezzo a disposizione per renderlo tunabile più di tatto, ecco che lo ignoriamo. Però questo è quello che accade. Velocissimamente poi passiamo ad altro. Giorgio? Sì? Una domanda. Ho visto che qualcuno sta iniziando a usare una veste caduta, anche nell'arco nudo. Sì. Che cosa offre differenza rispetto a quello tradizionale? Ma io, come ho già risposto, non l'ho mai provato e quindi non mi piace tanto parlare di cose che non ho provato. E vi assicuro che comunque in questi 36 anni di cose ne ho provate veramente, veramente, veramente tante, perché la mia missione nel giorno in cui ho scoperto che non sarò un campione, e ne ho la consapevolezza forse da 35 anni e 12 mesi, ho quantomeno indirizzato la mia passione verso l'esplorazione e di un po' tutto, no? Quindi in questo senso lo sniper non l'ho provato e non lo posso giudicare. Posso semplicemente avere delle opinioni da banco, no? Quindi da gente che non l'ha provato. Allora, innanzitutto lo abbiamo provato a Cantalupa sull'Olimpico e lo sniper non cade. Quindi se cade, cade proprio solo per questa componente sul piano verticale di cui ho raccontato prima, no? E quindi non è un rest che cade sempre e quindi garantisce comunque l'effetto per cui nasce, quindi zero interferenze nell'uscita, come invece magari succede nel compound. Il compound sta su perché c'è un cordino, tolta questa tensione al cordino, il rest scompare e la freccia esce pulita. Se non ci fosse la componente verticale di cui stiamo raccontando adesso e l'arco è tarato bene, lo sniper non cade. L'abbiamo provato con 3 o 4 arcieri su a Cantalupa, non cadeva mai, quindi vuol dire che effettivamente se non c'è una forte componente verticale, cioè o non stava su o appena sistemato un pelino dopo, lui non cadeva. Quindi se non c'è questa componente verticale, lo sniper non cade. Vabbè, che ce ne frega, noi lo mettiamo sull'arco nudo, sappiamo che questa componente verticale c'è, cade e pace. Però la domanda è, laddove la componente verticale è variabile da 5 a 50 metri, io lo faccio cadere più a 5, che quindi cade un pochettino prima, o più a 50, che cade un pochettino dopo? Allora, se mi può andare benissimo, ma ripeto, le mie teorie sono da banco, da pura teoria, perché non le ho provate. Allora, se mi può andare bene quella soluzione per l'indoor, dove effettivamente poi io trovo, anche all'ausilio delle immagini ad alta velocità, il punto esatto, la regolazione della caduta, ed è costante per tutto lo sviluppo delle gare, e tutte le 60 frecce le tiro con lo stesso string, e se le tiro allo stesso modo, unica possibilità per fare i punti è tirarle quasi sempre allo stesso modo, allora mi sta bene regolato così. Ma per fare campagna ho dei mini pregiudizi, ripeto, dettati semplicemente dalla teoria, perché se lo taro per i 5 metri cadrà troppo tardi a 50, se lo taro per i 50 cadrà troppo presto a 5. E quindi già questa cosa a me, Giorgio Botto, colui che tiene il seminario qui, che dovrebbe dare solo certezze, a me non piace. Però, ripeto, poi bisognerebbe sentire meglio chi l'ha provato e vedere che magari queste mie perplessità sono puramente perplessità teoriche e invece la pratica è un'altra e lo sniper va benissimo. Quindi non so se ti ho risposto, ma... Ottimo, grazie. Se andiamo avanti con queste differenze che c'è tra il mondo olimpico e il mondo arco nudo, vabbè, la stabilizzazione sicuramente rappresenta una differenza, non tanto per il vincolo del regolamento che impedisce appunto agli archi nudi di avere la stabilizzazione, e quindi un adattamento al modo con cui stabilizzare un arco. Qui non c'è molto a dire, no? Nel senso che l'arco tanto più pesante, tanto più rappresenta un momento di inerzia maggiore e quindi assorbe, rende nulle quelle micro tensioni che ci possono essere appunto nel momento del rilascio, nel momento del tiro. È ovvio che, detto questo, tanto più pesante, tanto più l'arco è fermo, questo limite è rappresentato poi dalla capacità di gestire l'attrezzo, no? Perché se io voglio un momento di inerzia assoluto e quindi peso infinito, sì, ma se l'arco non lo sollevo o comunque durante tutta la gara mi porta poi una postura modificata, svantaggiosa, perché devo sostenere l'arco, perché le prime 3 frecce lo gestivo, ma poi inizio ad arretrare, alzarsi la spalla e curvare la schiena, perché devo sopportare questo arco che diventa troppo pesante, ecco che allora io voglio un arco che mi smorti delle micro tensioni e invece un arco che non gestisco e quindi non riesco
a cavarci la qualità di questo arco. Quindi tutto deve essere proporzionato e è il modo che si può dire, vabbè, corretto per avere la stabilizzazione adeguata è il fatto che voli via dritto. È ovvio che voli via dritto è anche legato al punto di pressione più alto, più basso che si ha sulla grip. Va comunque detto che un arco che scalcia, e lo vediamo nella fotografia di Luciana Pennacchi, che non abbiamo presentato in questo album fotografico, qui proprio impegnata a Göteborg, l'anno che peraltro vinse il mondiale, e sotto invece è Mattias, un arciere che poi vedremo anche più avanti, svedese, fortissimo. L'arco che scalcia e quindi viene verso la nuca non è comunque, non ha un impatto diretto con il risultato. Semmai l'impatto diretto ce l'hanno gli olimpici coreani che hanno stabilizzazioni molto in avanti e che ruota molto velocemente. Ecco, questo molto velocemente, in effetti, le immagini ad alta velocità hanno fatto vedere che potrebbero avere un risultato, un'interferenza sull'uscita della freccia. Tant'è vero che se guardate la scuola americana moderna di adesso, ha ad archi tutti seduti, tutti stabilizzati indietro, che vanno via dritti e non ruotano più. Però quelli sono due modi di vedere il tiro e quindi poi anche la reazione dell'arco un pochettino diversi. I coreani insistono ad avere proiezioni molto in avanti della stabilizzazione, prolunghini 5 pollici, peso molto in avanti, arco che ruota abbastanza velocemente in avanti, sperando appunto non troppo velocemente. La scuola americana è un pochettino quella italiana, perché oramai vedo che hanno tutti i baffi molto lunghi, molto arretrati e molto pesanti indietro, un arco che in realtà si muove un po' meno, ma rimane assolutissimamente in linea. Adesso stiamo passando su altri argomenti che per questa sera quantomeno mi competono. Comunque abbiamo capito che cosa si intende tra il modo di stabilizzare un arco nudo e un modo di stabilizzare un arco olimpico. Abbiamo cambiato fotografia, raccontiamo le fotografie e poi arriviamo appunto a quello che mi diceva, quello che chiedeva Germano sul pippone sul clicker. Allora, innanzitutto la fotografia di sinistra è l'arco della strobe quando tirava con Hoyt, era un suo modo di stabilizzare e va bene, no? Adesso ha cambiato arco, ma non c'entra, la fotografia comunque ha senso sempre, anche solo fosse per guardare il punto d'appoggio. E invece la fotografia di destra è Alessio Noceti. Visto che parlavamo di stabilizzazione, lui sicuramente una stabilizzazione un briciolino forse più leggera rispetto agli altri, ma non è di questo poi l'importanza, ma questi occhi paralleli, iniziamo a vedere questi ancoraggi, spalle e allineamenti assolutamente ortodossi, ci fa capire perché Alessio è comunque un atleta della nazionale e è molto forte. Però questa slide racconta un'altra cosa, no? Lassù in alto ci dice che tra le differenze che ci sono tra il mondo olimpico e il mondo arco nudo, il regolamento impedisce all'arco nudo di avere il clicker, il misuratore dall'ombra. E su questo io voglio portarvi insieme a me ad un ragionamento, no? Poi per la carità ognuno la pensa come vuole. Però guardiamo un pochettino il mondo olimpico, no? Torniamo in quel ragionamento lì. Nel regolamento non dice che un arco olimpico, per essere arco, per appartenere alla divisione olimpica, deve montare il clicker. Non c'è scritto. C'è scritto è consentito. Quindi quantomeno è una cosa opzionale per gli olimpici. Ebbene, nonostante sia opzionale, ci sarebbe una percentuale, un 20%, un 30% di arcieri che se il clicker non fosse indispensabile per lo sviluppo del proprio tiro, tirerebbe senza. Non lo so, statisticamente è opzionale, vabbè dai, io mi trovo bene con, io non mi trovo bene senza, un 20% dovremmo trovarlo. E invece guardate caso, tolto vabbè, una parte che probabilmente emula solo i campioni o fanno pedissequamente quello che gli dice il proprio istruttore, va bene, ma tolto questa fase in cui copio o in cui obbedisco, cioè voglio dire, se non avessi trovato un legame tra rosata e utilizzo del clicker, potrei tranquillamente dire io il clicker non lo uso. In questo ragionamento tengo lontano il lato oscuro del clicker, no? In questo momento non mi interessa, lo conosco perfettamente, sono solo 36 anni che tiro col clicker, quindi, e ci tiro anche tutti i giorni, quindi so perfettamente il lato oscuro del clicker. Adesso parliamo del lato bianco, del lato virtuoso. Ebbene, tutti quanti utilizzano il clicker per stringere le loro rosate. Ma il clicker cosa ci costringe a fare? Per quale motivo lo usiamo? Lo usiamo per quello che ci fa fare il clicker. Ed è questa fase dopo la mira barra ancoraggio, perché mira e ancoraggio sono la stessa cosa.
sono sempre più vicini, sono quella compenetrazione dei due passaggi che uno e l'altro finiscono insieme, ecco, costituiscono poi il sistema di mira. Ebbene, il clicker ci costringe a fare un qualche cosetta dopo, e l'abbiamo visto molto bene in Daniele Bellotti. Questa fase esiste da sempre, esiste da prima di Mr. Lee, che col suo libro ci ha portato in Italia il termine espansione, perché già 36 anni fa, quando ho fatto il corso, chi mi ha fatto il corso diceva: e adesso tira, spingi, chiudi la schiena, lavora con la schiena, incrementa potenza, motore, comunque che ci fosse qualche cosa dopo. È così da sempre, e questo qualche cosa è proprio quello che ci serve per far passare la freccia sotto clicker. A me il termine espansione o estensione piace, e quindi posso tranquillamente dire che il clicker, che la scelta di tutti gli arcieri olimpici per avere una rosata decente e passare attraverso l'estensione, l'espansione, per poi poter avere un rilascio consistente, un follow through efficace. Ebbene, se il clicker mi fa fare questo, laddove io non ho il clicker, perché non lo devo fare? Cioè, questa è la questione del ragionamento clicker sì o clicker no. È la fase che ci fa stringere la rosata, non è l'oggetto. E allora l'idea è l'espansione, l'estensione deve esserci anche nell'arco nudo. Che poi non si trasformi in un movimento effettivamente geometrico, che non si vede la freccia che arretra, che è opzionale vedere la freccia che si arretra. Sì, è vero, non è obbligatorio questo movimento geometrico, che invece è obbligatorio ovviamente per l'olimpico, perché la freccia deve passare sotto clicker, ma ci deve essere come effetto, come entità, come presenza nel proprio tiro. Perché questo è il motivo per cui le rosate sono consistenti, perché se non fosse così e non ci fosse, e io vivessi, vabbè, quando sono pronto la tiro, una la tirerei stando fermo, l'altra la tirerei incrementando, investendo ancora energia nella schiena, una la tirerei cedendo, perché tanto tutto sommato, vabbè, io sono in mira, magari resto qualche secondo in più, perché Giorgio ha insistito tanto a restare qualche secondo in più, ma intanto questo secondo in più io cedevo. E allora vedete che sto già dando tre soluzioni che non possono avere lo stesso risultato su delle frecce. Io mi sono fumato la consistenza, l'omogeneità, la rosata stretta, perché io ho consentito di passare al rilascio, al follow through, con tre modi diversi, ed è per questo che le frecce non stringono. Se io invece metto quello che il clicker per un olimpico mi costringe a fare, e io mi costringo a farlo anche con il lombò, mi costringo a farlo anche con l'istintivo, anche con il nudo, io sono nella posizione energetica costante. Semmai cambierà un pochettino l'intensità. Potessimo mettere un termometro a questa espansione, una la lascerò a 2, l'altra la lascerò a 4. Ecco che la variabilità probabilmente esisterebbe lo stesso, ma di intensità, non di strategia, non di modo in cui fa parte la freccia. Ed è per questo che, ripeto, il clicker è la scelta totale del mondo olimpico per stringere rosate, perché usare il clicker per un olimpico vuol dire mettersi nella condizione energetica giusta. Ebbene, il semplice fatto di non togliere l'oggetto clicker non ci esime dal metterci nella condizione giusta lo stesso. E quindi questo lavoro, questo dagli, motore, schiena, chiudi, avvicina le scapole, spingi, tira, espanditi, è la stessa cosa anche per gli altri tipi di tiro con l'arco. Ti ho risposto, Germano? Sì, però io volevo dirti se la differenza che c'è tra il treno ad alta velocità e quello a comparti era appunto dovuta al clicker. No, il clicker. Perché è vero che Bellotti mentalmente la fa l'espansione, ma la freccia non si è mossa, io ho visto la punta, non si è mossa. No, 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 ma infatti l'ho detto che non necessariamente nel mondo arco nudo l'espansione si traduce in uno sviluppo geometrico. Non è detto che io continuo ad andare indietro, ma io continuo a insistere. Ho capito perfettamente quello che dici, Giorgio. Era una mia convinzione. No, Germano, ti rispondo, differenza,
che questa differenza era dovuta proprio rispondo, il treno ad alta velocità, quindi questo sviluppo del tiro in un'unica soluzione, io lo lascerei a Cantalupa, perché là sono in grado di compenetrarsi, ma un passaggio della tecnica con l'altro. Nel mondo nostro dell'indoor dell'8 dicembre a Castelpasserino, a Rosta, dove ci sono gli olimpici schierati, ecco, forse loro sono ancora da fare un rigoroso controllo della sequenza di tiro con il trenino Ragoni. E il clicker è proprio quello che mi costringe di dire quantomeno prima della carrozza ristorante e dopo la carrozza ristorante. Quindi il clicker è questo muoversi con l'olimpico, dove la fine di un punto diventa l'inizio dell'altra, quasi invisibile, io lo lascerei veramente a chi sta tirando veramente forte, a chi sta raggiungendo la maestria. Quello è un passo obbligato. Tutti gli altri olimpici, forse un controllo rigoroso, un rispetto rigoroso di un passaggio e poi inizia un altro, è ancora un percorso indispensabile e suggerito fino a quando veramente il lavoro da fare è solo più quello. Sì, sì, su questo siamo pienamente d'accordo. La mia era solo una parte teorica, nel senso che è un concetto, ecco, solo se il concetto che mi dava quella differenza era giusta, ma per il resto ho capito perfettamente che lo posso usare solo lì a Cantalupa, quindi va benissimo. È un percorso, è una mission, è una volontà, è un cosa. Se adesso dicessimo finito il corso a un 480 olimpico, adesso smettiamo di lavorare sulla sequenza di tiro per punti e facciamo un tiro, beh, forse non gli facciamo un favore a questo 480, eh? No, credo anch'io. Giorgio, c'è una domanda in chat da parte di Flavio. Sì. L'utilizzo del clicker in allenamento con il nudo può essere utile? Allora, l'utilizzo del clicker col nudo può essere utile? Sì, perché poi allenarsi in maniera, lo dicevamo prima, la scorsa volta, utilizzare questo esercizio come una parte di esercizi speciali può essere un esercizio. Però voglio dire, 20 frecce una volta a settimana, io non andrei a insistere a radicalizzare un'abitudine che poi è un'abitudine legata a quella disciplina che dice il clicker, ma se tolgo il clicker non ce l'ho più. Quindi, per la carità, può servire come esercizio speciale del mio allenamento, ma non un'abitudine spasmodica, perché tanto poi non ce lo posso avere. È come dire, io tiro 7 mesi senza paglia, senza visuale, solo sulla paglia, e poi vado a fare una gara. Per la carità, sicuramente tirare nella paglia mi aiuta, mi sensibilizza, cioè la mia attenzione è meno attratta dal bersaglio, riesco a vedere, sentire alcune cose che là dove invece c'è una visuale su cui mirare, mi distrae. Sì, va bene, ma non può essere solo quello il gioco. Bisogna imparare a fare le cose anche mirando, bisogna imparare a fare l'espansione anche senza clicker. Quindi, come esercizio di carattere speciale, sì, non andrei oltre, però, ecco. Ok, grazie. Non ci sono altre domande. Vedete quanto sto abusando di ferro, ma ferro è forte, quindi per forza ne abusiamo della sua bravura per sviluppare il discorso arconudo sul territorio nazionale. Allora, un'altra cosa che si differenzia tra il mondo olimpico e il mondo arconudo, barra lombò e barra istintivo, perché gli istintivi e il lombò partivano dal guantino, integralisti del guantino, legata alla loro cultura FIARC. Adesso parecchi, tantissimi lombò stanno tirando con la patelletta e tantissimi istintivi stanno tirando con la patelletta, quindi il regolamento non impone né il guantino né la patelletta, lo vedremo nella slide dopo, ma lascia libera la scelta. Però appunto in queste tre divisioni, dell'altro tiro con l'arco, e mi rifaccio il titolo con cui siamo partiti, è il mondo olimpico a cui mi sono appellato e ho detto guardate che dobbiamo insegnare così, perché è veramente la svolta giusta, insegnare l'altro tiro con l'arco come se fosse un olimpico è la strada giusta, prendendo atto del fatto che effettivamente anche la patelletta è un punto di differenza. Se voi ci pensate, sappiamo che la patelletta è importantissima nel connubio arco-freccia-arciera.
perché peraltro gestisce uno dei punti di contatto, no? La presa sulla corda. E quindi sappiamo che un materiale piuttosto che un altro sballa completamente la messa a punto di un arco. E quindi non si improvvisa la patelletta, né per l'arco nudo, né per il lombò, né per l'olimpico. E pace. Ma stabilito questo punto di connessione e fatta la messa a punto adeguata con quella patelletta, poi in realtà la patelletta nell'olimpico è tutta fuori dal sistema ancoraggio. Semmai per chi lo adotta c'è il poggiamento, no? Quindi il poggiamento ci può aiutare chi lo sceglie ci può aiutare a ribadire un punto di ancoraggio ben preciso, che deve essere solido e ripetitivo, ma che comunque non è poi neanche così indispensabile, perché comunque è il dito indice sotto il mento che ci dirà la ripetitività che ci indicherà, ci segnalerà la ripetitività dell'ancoraggio. Comunque il poggiamento in effetti interagisce con l'ancoraggio e quindi massimo rispetto a lui, ma poi tutto il resto della patelletta è fuori. Non è così nell'arco nudo. Partiamo da questa fotografia del buon Ferro di quando faceva 5,60 tutte le domeniche. Adesso ne fa ancora tanti, ma qualche punticino in meno lo fa e va bene, anche per lui gli anni sono passati. E poi ricordiamoci, e non lo uso per Ferro perché lui sta smentendo quello che sto dicendo, però ricordiamoci che l'attività agonistica comunque logora un pochettino l'atleta. E quindi perdoniamogli un andamento ondulatorio anche al buon Ferro e un leggero calo non tanto legato all'età, ma al numero di anni con cui è al vertice. Ma questa fotografia si riferisce al Ferro veramente imbattibile. E questa fotografia non è di Ferro prima di arrivare in ancoraggio, questo è Ferro in ancoraggio. E verrebbe da chiedersi, ma com'è che faceva a fare così tanti punti con un ancoraggio che sembra così poco, con così pochi punti di riferimento che devono diventare costanti? Ebbene, stiamo parlando di patelletta, era la sua patelletta, questa patelletta assolutamente legale, no? Assolutamente osservante del regolamento, che lo aiutava ad avere un ancoraggio così consistente. Quindi vedete che nel momento in cui stiamo raccontando il legame tra arciere e patelletta, ecco che voglio veramente, già da questa foto, ma poi lo vediamo anche nelle successive, vabbè, qua Daniele in questa fotografia, oltre a raccontarci la solidità dell'ancoraggio, mi serviva anche per sviluppare il fatto che il regolamento non consente l'utilizzo sia del guantino che della patelletta laddove appunto ci sia veramente da proteggere le dita dagli sfregamenti appunto che possono causare. Ecco, quando parliamo di interazione tra patelletta e ancoraggio, lo abbiamo visto col metodo Ferro, lo vediamo col metodo di tutti gli altri. Quindi vedete quanto la patelletta è dentro l'ancoraggio, fa parte dell'ancoraggio, deve essere confortevole per l'ancoraggio e non solo, deve essere anche là dove serve adattata per avere un ancoraggio. Perché questa era la patelletta di Seimandi dove, oltre un ancoraggio osso contro zigomo, e sicuramente c'era anche la sensibilità della patelletta dove arrivava anche lei a contribuire, ma era sagomata perché quello era l'ancoraggio di Giuseppe, il dito indice direttamente sul canino. Quindi non stiamo parlando, vabbè, prestami la tua patelletta e va bene, la gara la proseguo. Stiamo parlando di un qualche cosa di più intimo, di più solido, di più personale rispetto a quello che non è solo, vabbè, cordovan o silicone. E visto che abbiamo parlato di patelletta, e visto che abbiamo parlato quindi la patelletta protagonista dell'ancoraggio, e ancoraggio e sistema di mira, l'ho già detto due o tre volte, sono unite a doppio mandata, come la vedo io sono la stessa cosa, non si può parlare di mira se non si è collocata la cocca nello stesso punto, e per collocare la cocca nello stesso punto e quindi rendere valida la mira, l'ancoraggio deve essere solido, ripetitivo e comunque far parte del è un fondamentale del tiro con l'arco. E allora qui inizio un pochettino a raccontare, a far vedere a voi una differenza di scuole. E mi preciso bene che non c'è una scuola più vincente dell'altra, perché tolto il fatto della scuola, perdonatemi questo termine che è sempre un pochettino molto vago, perché poi dietro scuola di tiro non c'è di fatto niente, no? Però teniamolo ancora valido questo nome, poi vediamo se ne ho abusato oppure no. Tolto il fatto della scuola americana, che è rappresentata
dall'arciere in basso a sinistra, no? Dove il loro percorso verso l'arco nudo è veramente diverso da quello europeo, no? Quindi frecce molto lunghe, quasi niente stringhe, perché nelle loro gare, soprattutto in Lancaster, si vedeva fare così e si clonavano uno con l'altro questi ancoraggi, testa molto bassa, ancoraggi molto alti e pace. Va bene, fatto salvo questo tipo di modello, che peraltro si sta adattando molto agli ancoraggi europei, perché da come abbiamo visto questo ragazzo il primo anno a come lo stiamo vedendo adesso, vediamo che proprio nell'ancoraggio lui si è è diventato molto più europeo e basta. Quindi tolto questo, che l'ho messo proprio solo per fare per riempire l'album fotografico, noi vediamo che ci sono, perdonatemi, due scuole di tiro diverse su questo fondamentale. Uno è rappresentato dall'ancoraggio nell'ambito mediterraneo, quindi Italia, Francia, Spagna, che hanno tipicamente l'ancoraggio con l'osso della mano sotto lo zigomo, molto solido, tanto che viene poi quella ciccetta anche in questa fotografia di Eleonora Meloni, una promessa, una junior veramente forte, l'abbiamo visto anche ai campionati italiani indoor, che non solo, che beh, l'europeo lo ha vinto come junior, ma gli italiani indoor scorsi di Rimini è andata molto molto bene, quindi fa ben promettere per il futuro dell'arceria arco nudo femminile. Ecco, quindi lei rappresenta la cosa classica dei nostri ancoraggi. Sì, può essere utilizzato in separadita per la patelletta arco nudo. Dove appunto il fondamentale che insegniamo e insegno, qualora ancora insegni qualche cosa io, indice sotto osso della mano sotto lo zigomo e indice all'angolo della bocca. Ecco, l'altra scuola, quella del nord Europa, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, hanno un'altra mission e ce l'hanno detta loro, non è questione che sto inventando io solo tirando a campare su delle fotografie. Loro ci hanno detto che ai corsi, quando iniziano a tirare con l'arco, la prima cosa che gli viene detta è allineamento, porta quel gomito della corda in allineamento con la freccia. E l'ancoraggio, vabbè, l'ancoraggio dove è? Porta quella corda in ancoraggio con la freccia. A me, a parte che l'approccio didattico mi piace tantissimo, no? Perché basta dire porta la corda in ancoraggio o basta fai scattare la freccia con tu clicker. Il gioco è vai in allineamento. Boh, tolto questa piccola parentesi. Torniamo all'arco nudo e al mio seminario di oggi. La loro mission è porta quel gomito in allineamento. L'ancoraggio dove va a finire, va a finire. Una volta che si è allineato, il rilascio sarà pulito e da lì costruiamo poi un ancoraggio solido. E allora vediamo su Eric che sicuramente in ancoraggio dell'angolo della bocca non gliene frega niente. L'ancoraggio costruito anche un pochino andando a cercare, inclinando gli occhi, che non sono più nel suo caso paralleli al terreno, ma leggermente appoggiati su questo ancoraggio fatto dopo aver cercato l'allenamento, oppure sotto Marty Ottoson, dove vedete che l'ancoraggio è assolutissimamente sotto lo zigomo. E se noi lo vediamo davanti e dopo lo vediamo davanti, dell'indice all'angolo della bocca non gliene può fregare di meno, però vi assicuro che sono effettivamente tutti con il gomito proiettato dietro la freccia. Vediamo un altro esempio. Cinzia Noziglia, non possiamo che dire che funziona il suo sistema, è un campione. Sopra c'è Mattias, guardiamo la differenza, addirittura lui il terzo dito non gliene frega niente, io vado in allineamento. Dov'è l'ancoraggio? È Cinzia, classico, mano sotto l'osso, indice l'angolo della bocca. Peraltro il suo sistema occhi paralleli e molto frontale gli toglie anche il naso della corda, quindi copiabile anche qualora ci fossero contatti con il naso. La vedete questa differenza? Mi sembra abbastanza lampante. E non sto dicendo noi dovremmo tendere verso gli svedesi, perché non è così, non lo credo, noi vinciamo quanto loro e sono sicuro che magari in Svezia in questo momento c'è uno che sta dicendo noi dobbiamo tendere come gli italiani perché loro vincono tantissimo. Quindi non sto facendo una scala di preferenze, cose meglio. Mi piace di più l'aspetto didattico di raccontare il tiro con l'arco, vai in allenamento e poi ne parliamo, ma non su un fondamentale ancoraggio dicendo no, noi non abbiamo capito niente. Non è assolutamente questa la mia missione, la mia intenzione, scusatemi. Qui abbiamo la fortissima svedese, quella che oramai ha vinto, ha superato la Strobe, quindi quella che ha il palmarès
più ricco al mondo di titoli nell'arco nudo femminile. Anche qui ancoraggio abbastanza vuoto, leggero nel, sotto lo zigomo. Sicuramente l'indice all'angolo della bocca non è una sua preoccupazione, ma lo vediamo sotto che questo pollice è assolutamente ben agganciato, ben ripetitivo sotto, sotto la mascella. E questi sono invece i nostri alfieri, no? I nostri paladini che raccontano quello che noi, con cui noi vinciamo le gare, con cui noi facciamo i record in giro per il mondo. Quindi Giannini sotto e un pochettino avanti, Sei Mandi sotto e un pochettino avanti, Luciana meno magari meno profonda come sotto lo zigomo, ma assolutissimamente con la presa del pollice sotto la mascella. Su abbiamo un campione degli anni, degli inizi degli anni 2000, che è Mario Orlandi, e lui faceva un po' di string e un po' di face, e quando tirava le corte faceva face, e il suo ancoraggio addirittura saliva sotto la narice. Quindi vedete due interpretazioni diverse, palesemente diverse, del fondamentale ancoraggio, ma tutte e due estremamente redditizie, no? Quindi non sto dicendo uno è meglio di un altro, almeno spero che non sia arrivato questo messaggio. Vado avanti, ci siete? Siete vivi? Ci siamo. Sì, ci siamo. Grazie. Qui va bene, la patelletta sappiamo che oltre appunto essere responsabile, protagonista degli ancoraggi, è anche la protagonista degli alzi, fare string, eccetera. Non raccontiamo questa sera come si fa string walking, perché presumo che comunque questo passaggio si sappia e pace. Nelle differenze che c'è tra nell'ambito materiale, io ho raccontato tutte quelle che a me sono venute in mente come differenze tra il mondo olimpico e il mondo arconudo. Per tutto quanto riguarda il resto, ripeto, prendiamo ad esempio l'arco olimpico, è stato scritto di più, ci sono più libri, ci sono più testi scientifici, ci sono più c'è un pizzico, almeno mi rivolgo al passato, poi da adesso in avanti magari non sarà così, c'è un pizzico più di cultura, c'è un pizzico più di filmati, andiamo su YouTube e noi vediamo come tirano i coreani, e diventa difficile trovare come tirano i coreani archinudi, che pure ci sono, almeno ci sono dei giapponesi che sono anche abbastanza forti, e quindi quei modelli possono essere adottati anche per noi. Questo è quello che volevo far passare. Tornando invece, e poi abbiamo appunto dichiarato alcune differenze, e adesso andiamo sulle frecce. Ebbene, sulle frecce il mondo arco nudo e il mondo olimpico si sovrappongono di nuovo, non c'è nessunissima differenza. Cioè le tabelle e i software lasciano il tempo che trovano sia nell'arco nudo e sia nel mondo olimpico. E basta, qui ho messo una tabella sufficientemente anonima perché non volevo legarmi un marchio, in fondo non me ne frega assolutamente niente, e quindi pace, la scelta la fa il campo, la fa prove, fino a quando non si trova il connubio giusto. Non è certo la tabella che ci stabilisce qual è la nostra freccia in spine. Le tabelle e la classificazione delle frecce ci stabiliscono qual è lo spine dinamico, lo spine statico, quindi una caratteristica meccanica dell'asta. Tutta un'altra cosa è poi quello che noi dobbiamo avere come spine dinamico dell'asta. E non ce lo dice una tabella, ma lo dobbiamo intuire, perché anche entrando in tabella, come se io avessi 45 libri, che sono grosso modo le libri che tiro io, sì, ma 45 libri di che cosa? Di 45 libri di un flettente entry level, o 45 libri di un flettente top di gamma che costa, allora il Sebastian Flute costano 70 euro, i Winewin nuovi costano 700 euro, quindi la proporzione è, boh, adesso non lo so dire, ma 630 euro in più, quindi voglio dire, capite che questo 45 libri con cui dovrei fissarmi a dire quelle sono le mie aste è sciocco. Ma non solo il libraggio e quindi l'efficienza, l'energia che poi il flettente trasmette alla freccia, ma le dita, la dimensione delle dita, la tipologia di sgancio più fluido, più rigido, fanno in modo che appunto le tabelle siano veramente un punto di partenza. E lo stesso vale quasi anche per i software, perché i software che tengono conto della velocità registrata
all'uscita della freccia, grosso modo ci dice un valore di energia che l'arco ha trasmesso dopo il nostro rilascio, con la qualità dei flettenti che abbiamo, con la tipologia di frecce che abbiamo, ci dice comunque l'energia che si è trasformata in velocità, e allora un'indicazione dello spine dinamico ce lo possiamo avere. Ma i software che dicono solo dati, tabella, lunghezza, peso, punta, è veramente troppo vago per poter dire questa è la mia freccia. E quindi si entra in quel loop di ricerca della freccia esatta, appunto per creare un connubio solido tra quartiere. Metto questa nota semplicemente per dire, e questa qui di nuovo entra ad avvalorare quello che diceva Stefano o a smentire quello che diceva Stefano, sto parlando di Mazzi perché ha seguito lo scorso seminario, che in realtà non è l'olimpico o l'arco nudo che devono metterci un pizzico più attenzione o meno nei confronti del loro materiale, ma la differenza abissale è tra il mondo targa e il mondo campagna. Nel senso che io lo vedo adesso, siamo fermi da 2 mesi, ma lo vedo costantemente a Cantalupa, dove effettivamente lì la missione è per 4 mesi l'anno cercare la freccia che stringe di più a 18 metri. Punto. Basta. La freccia che stringe di più a 18 metri è la freccia giusta. E per 7 mesi l'anno la freccia che stringe di più a 70 metri è la freccia giusta, perché quella è la mission del settore targa. Del settore esclusivamente targa, perché quel punto in più rubato di riga per una rosata più stretta di un decimo di millimetro può fare la differenza se passo o se non passo il turno. Ma io la stessa cosa, e quindi avvaloro questo percorso, io ho visto provare poi le stesse frecce a 60 metri o le stesse frecce a 80 metri, e queste frecce avevano la deriva a destra o a sinistra. Quindi il fuoco era così centrato su quei 70 metri che si perdeva un pochettino quello che invece l'attenzione che il FITA ci costringeva ad avere, no? Quindi messe a punto dove ci garantivano i 30 e 90 per gli uomini, i 30 e 70 per le donne, averli tutti sulla stessa linea. Ebbene, chi fa campagna deve avere questa attenzione. Anche al limite, ma non ci credo, anche al limite a sacrificare un pizzico di rosata. Perché se inizio a avere le frecce che da vicino vanno a destra e man mano mi allontano vanno a sinistra, io ho perso la gara. Le frecce devono essere il più possibile, anche andando a cercare condizioni strane di center shot impossibili, di center shot al contrario, di punti in cocco stranissimi per non avere contatti con il resto, purché 5 e 50, 10 e 60 metri siano sulla stessa linea. Perché è pur vero che io posso toccare il mirino man mano che mi allontano, è pur vero che io posso togliere clic al bottone man mano che mi allontano, però io ho vissuto il racconto di chi ha perso delle medaglie perché si è dimenticato di togliere clic quando è passato da un pidocchio a un 80. E allora se poi alla fine queste cose che possono servire per fare bene, ma prima di trovare la freccia giusta, poi alla fine ti fanno perdere la medaglia perché tu devo togliere 2 giri di bottone quando faccio i pidocchi, ma poi me lo dimentico, quella situazione così stressante che me lo sono dimenticato. Ebbene, allora su quel fondamentale non hai lavorato a sufficienza, perché dovevi arrivare in quella condizione in cui tu non avevi, potevi dimenticartene di farlo, ma tu comunque raccoglievi la medaglia lo stesso. E quindi la differenza tra il mondo arco nudo e olimpico non c'è, ma c'è una differenza tra il mondo targa e il mondo campagna. O 3D. E visto che stasera sto parlando con voi di questa differenza mi sembrava giusto notarla. Arriviamo alla messa a punto, dove poi alla fine non è che ci allunghiamo molto sulla messa a punto come tempo. Io credo in questi tre sistemi. È la spennata, la prova della carta e la passeggiata. Guardate che queste slide io le ho portate al corso allenatori 2 anni fa e quindi non ho condizionato il mio modo di pensare dopo la chiacchierata con Stefano di mercoledì scorso. Io la penso esattamente così. Tutti e tre sistemi sono validi. Prima di toccare l'arco, io lo verifico con 2 sistemi. Mi spiego meglio.
Io, e lo possono testimoniare i miei soci, io ho un affetto, un amore, una venerazione per la Spennata. E la Spennata nell'Olimpico, la Spennata nel Compan, la Spennata nell'Istintivo, la Spennata con l'Ombò, con l'unica eccezione, fate attenzione, tra la Spennata con l'Ombò nei paglioni duri, perché si spezzano, perché se si piantano male e il paglione duro si rompe. Quindi ho rotto parecchie questa mia passione, questa mia fede sulla Spennata, mi è costato un sacco di frecce in legno rotte, appunto perché il paglione non assorbiva un impatto sbagliato, l'asta non assorbiva un impatto brutto della freccia in legno. Ma tolto questa cosa, io ho una venerazione per la Spennata e la tiro tutte le sere, e io sempre sono proprio quello che Mazzi diceva, non si fa così. Io ho sempre due spennate in faretra e non vado via dal mio allenamento se non aver tirato le spennate. Ma io spiego anche il perché, e non voglio assolutamente portarvi sulla mia strada, dico solo per quale motivo io ritengo giusto fare così. Innanzitutto le spennate non sono, devono avere la stessa vita delle altre frecce. Le frecce cambiano durante la loro vita, vuoi gli impatti, vuoi gli sfregamenti tra di loro quando la rosata è chiusa, modificano, vuoi l'usura, non so se l'ho detto prima oppure no, fanno in modo che una freccia da quando è nuova a dopo sei mesi di vita ha cambiato le sue caratteristiche. È ovvio che queste caratteristiche devono avere anche le spennate, no? Quindi quelle che quando sono nuove sono due spennate, due settimane dopo le due spennate nuove vengono impennate in maniera tale che loro si invecchino e due impennate diventano spennate. Quindi la spennata ha senso se comunque ha la stessa vita di tutte le altre, tanto per dare un inizio a questa inquadratura. Poi a me piace proprio tutte le sere verificare che l'arco, che la spennata sia sempre nel posto in cui io credo che sia giusto che lei sia. E lo faccio, ripeto, tutte le sere. Per me in faretra ci sono due spennate sempre. Ma fate attenzione, io non sto dicendo che se la spennata si sposta io sono subito lì a dargli di bottone, a dargli di qualsiasi accorgimento che serve. Nel momento in cui non mi piace dove è andata a finire la spennata, io inizio nella fase messa a punto. Quindi la spennata per me è solo una verifica che non si è spostato ancora niente. Nel momento in cui non mi piace, trovo differente l'impatto della spennata, io entro in modalità messa a punto. E la modalità messa a punto è verificare con questi, con due di questi sistemi, con almeno due di questi sistemi, qual è la mia messa a punto. Quindi se la mia spennata va a destra, io non do di bottone, io non do di libre, ma verifico che anche lo strappo mi dica la stessa cosa. Allora vuol dire che effettivamente io devo assecondare. Quindi per me la spennata tutte le sere è semplicemente un indicatore, va bene, oppure qualcosa si sta spostando. Se qualcosa si sta spostando, entro in modalità messa a punto. E mi permetto ancora di dire, annoio per chi non ha sentito la mia intervento sulla lezione di Mazzi, io non credo che una freccia che costa 50 euro con le penne faccia 10 e senza penne faccia due paglioni a destra. Non lo vedo possibile, ma a livello intellettuale, a livello fisico, energetico, non mi spiego perché due paglioni a destra di una freccia senza penne sia accettabile. Io non me lo spiego, è pace. Però mi sto allungando troppo su questo sistema, su questa discussione. Voglio semplicemente dire che di questi tre sistemi, o di altri se ne avete sentiti o ne avete vissuti degli altri, debbono essere sempre controllati in almeno due prima di agire sull'arco. Se due mi dicono la stessa cosa, io passerò ad agire. Uno solo non mi basta, perché è successo tantissime volte che uno smentisca l'altro. E lo strappo mi dice che la freccia è morbida, la spennata mi dice che la freccia è rigida. Cosa faccio? Bene, quella non è la serata giusta per far messa a punto. Ci torno domani. La videoanalisi è una cosa che serve. Là dove c'è la possibilità, si vedono tante cose che possono effettivamente razionalizzare quella confusione di frecce smentite, una prova che smentisce l'altra. Qua si vede palesemente che il punto di incocco è alto, qua si vede palesemente che il punto di incocco è basso, e con una videoanalisi che oramai i telefonini a rallenti riescono quasi a percepire anche queste uscite, qua si vede che l'uscita è giusta, no?
e se si ragiona sul piano verticale e con un pizzico di cavalletto e di abilità in questo senso, si ragiona sul piano verticale, si ragiona sul piano orizzontale, scusatemi, si vede anche la freccia se esce, se sbatte, se il suo ciclo di spanciate, di flessioni è corretto oppure no. E quindi da lì si arriva poi a concludere se effettivamente la freccia è troppo rigida, seppure l'impatto della spennata la dava morbida oppure no. Quindi questo approfondimento è un qualcosa che si può fare. Io avrei finito con questo argomento che ritrattava esclusivamente l'arco nudo, però in realtà da subito ho ribaltato che quello che vale per il nudo vale per l'istintivo e vale per il lombò. Ci sono semplicemente delle differenze legate all'attrezzo. Se volete vado avanti una ventina di minuti, oppure se siete già stufi, stanchi e non ne potete più della mia voce, ci possiamo anche finire qua. Io il capitolo l'ho finito, ne avrei altri due piccolini, ma ditemi voi. Per me vabbè, continua. Franco, non ho capito. Marco dice a me interessa tutto, e qui Marco dice mi piace. Torella Merola dice vai avanti addirittura, per favore. Va bene, allora per favore. Direi che non c'è dubbio. Diciamo di andare ancora avanti. Vai. A parte che adesso smorziamo un pochettino l'entusiasmo e con cui il fervore con cui ho messo questo trattamento, e ditemi se quello in mezzo appoggiato a quel trave non è l'arco più bello del mondo. Dite pure così perché è il mio. E quindi quello è il mio arco istintivo ed è bellissimo. L'ho usato in questa fotografia semplicemente perché nel momento in cui andiamo a raccontare la differenza tra un arco nudo e un arco istintivo, il regolamento ce la dice quasi per la totalità delle differenze. No? L'arco non può essere, il riser, la parte centrale non può essere in metallo o in carbonio, ma deve essere in fibra naturale. E quindi quantomeno partiamo da questo. No? Una delle differenze non è il misticismo che c'è dietro quell'arco, è il fatto che vedremo appunto l'arco deve essere in fibra naturale, che non si può fare string, eccetera, eccetera, eccetera. Non certo un approccio metafisico al tiro, anche perché l'approccio metafisico, riconosciamolo, anche ai compound, cioè nel momento in cui il tiro diventa qualche usina di più che non proprio solo un esercizio dopo lavoristico, non è che il lombò o l'istintivo, loro sono quelli riflessivi, quelli meditativi, quelli per cui far lanciare una freccia vuol dire raggiungere lo zen, mentre invece tutti gli altri sono dei coglionauti che non meditano. Ecco, la vita è qualcosetta di più, a prescindere poi dell'oggetto o della macchina che usi quando vai a lavorare. Ecco. E quindi mi permetterei di dire che è un pochettino riduttivo classificare l'indole del cacciatore o del meditatore con determinate scelte di arco. Ecco. Detto questo, abbiamo appunto detto che una differenza è costituita dall'arco, ma guardiamo di nuovo un rappresentante del mondo arco nudo, di nuovo anche lui del mondo istintivo, anche lui in lockdown, e anche lui nato non nel mondo World Archery, ma nato nel mondo FIARC, ma oggi tira così. A dire il vero, da sempre Pittaluga Fabio tira così. E questo tiro di nuovo lo possiamo razionalizzare con una sequenza di tiro rispettata, allineamenti trovati, cercati e trovati, e questo trovate intendo l'interazione tra arco, freccia e bersaglio, e poi arco che vola verso il bersaglio trattenuto da dragon. Da qui possiamo iniziare a vedere la scelta dell'ancoraggio e della presa della corda, che a mio modo di vedere è quella che mi sentirei di consigliare, ma senza portando comunque massimo e assoluto rispetto verso chi invece adotta altre strategie. Chi mi conosce sa che quando parlo di massimo rispetto sono assolutamente sincero.
L'album fotografico racconta di un Alfredo Dondi che vinse comunque campione del mondo nel mondiale di Latina, e quindi è per questo che è giustamente rappresentato in questo mio album dei ricordi, mentre invece la didascalia mi serve semplicemente a dire che in realtà l'istintivo non è obbligatorio, né che sia monolitico, anzi quelli di prima li abbiamo visti modalità takedown, però non è neanche obbligatorio che sia takedown, può essere quello che avere entrambe le soluzioni. Una piccola differenza, ma andiamo abbastanza veloci, è rappresentata dal fatto che, vabbè, nell'istintivo innanzitutto non ci può essere il bottone, e questo è un vincolo di regolamento, mentre invece non c'è un vincolo rigoroso sull'uso del rest, nel senso che si può montare il rest, purché sia in plastica, è un modello commerciale, oppure togliere e appoggiare con un tappetino che neanche lui è obbligatorio, si può tranquillamente appoggiare sulla finestra. Io non so se avete visto, non mi conoscete molto bene da questo punto di vista, qualche anno fa tiravo con il rest e ci prendicchiavo, guardate, non sono proprio l'ultimo degli scemi anche in questo ambito qua, no? Ci prendicchiavo, ho voluto radicalizzare un pochettino la mia scelta, l'arco istintivo di adesso non è neanche più il rest, perché mi piaceva esplorare anche questo, volevo vedere che cosa perdevo togliendo questo oggetto che arrivando dal mondo olimpico sembrava quasi un vantaggio. E vi posso, la mia testimonianza è che diventa forse un pelino più difficile trovare la freccia giusta, ma trovate la freccia giusta, non è il rest che classifica il punteggio, lo rende veramente differente. Comunque il rest si può montare oppure no, si può montare un tappetino oppure no, il tappetino orizzontale deve osservare, va bene, una determinata vincolo legislativo, nel senso che non può superare un centimetro la proiezione dell'asta, va bene, queste cose qua è pace. Mi permetterei di dire, ma devo andare di corsa, che l'effetto ammortizzante del tappetino è una sciocchezza, in realtà il tappetino di lato si mette semplicemente per proteggere l'arco, visto che questa è una fucilata è meglio proteggerlo in maniera che non si righi, ma che ci sia un effetto ammortizzante faccia da bottone, anche quello mi permette di dire che l'ho esplorato sia con le telecamere e sia con la cosa, è molto 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 relativo, come altrettanto relativo che la penna indice, la penna d'oca faccia da bottone, perché non è lì che deve essere la penna quando la freccia esce, quindi anche di questo mi piacerebbe, quando si fa, quando la Cavallini organizzerà la serata delle fake, mi piacerebbe, ne ho un paio di centinaia anch'io da raccontare. La fotografia racconta di Enzo Lazzarone, un altro campione di livello internazionale, è attuale assolutissimamente. Vabbè, in questa fotografia vedete che ci sono quei silenziatori sulla corda, i silenziatori funzionano, nel senso che effettivamente silenziano il rumore che fa l'arco e nient'altro da dire, sono ammessi, siamo messi. Per quanto riguarda la protezione delle dita, l'abbiamo detto prima, anche per queste divisioni, e ci mettiamo già dentro il lombò, poi parleremo due slide sul lombò, ma veramente velocissime, perché comunque ci stiamo raccontando, ci stiamo arrivando al lombò parlando di altre cose, è consentito sia il guantino, sia la patelletta, o come vedete nella fotografia, un altro nazionale del passato, Ivano Lolli, che utilizzava lo scotch per proteggere le dita, togliendo addirittura sia guantino che patelletta. Quello che effettivamente cambia, parlando di presa della corda, è l'aggancio della corda, o mediterraneo o col guantino. Qui vedete Pittalugo in due fasi diverse della sua vita, uno nei campionati di Aprilia, l'altro era Cantalupa. Vediamo Pittalugo a sinistra utilizzare presa mediterraneo e patelletta, vediamo Cantalupa diversi anni dopo, tre dita sotto e guantino. Tutte e due sono ammesse, ovviamente il regolamento ci impedisce di cambiare durante la gara da un ancoraggio a un altro, da una presa a un'altra. Quindi face walking e string walking sono proibite. E vedete come questi arcieri poi effettivamente da stagione in stagione fanno delle prove e cercano magari quello che può esserci di migliorabile per rendere ancora di più. Ricordiamocela questa fotografia di Pittalugo e la uniamo al filmato che abbiamo visto prima, no? Perché poi arriviamo ad alcune soluzioni appunto per relazionarsi con il bersaglio.
qui, ma veramente velocissime, perché il tempo è tiranno e comunque sia la platea del mondo World Archery interessa sempre abbastanza poco questo aspetto. E quindi lo trattiamo velocissimo, anche se in altre sessioni di docenze che ho fatto in giro abbiamo dedicato questo tiro istintivo a quei vari sistemi di mira qualche slide in più. Qui le ho tagliate, ho solo messo questo. Non confondiamo, partiamo a raccontare questo discorso, non confondiamo il tiro istintivo con l'arco istintivo. Probabilmente il nome istintivo all'arco non c'entra niente. E, a mio modo di vedere, è il refuso più grosso che il World Archery poteva fare, perché dà adito a delle confusioni, a delle interpretazioni, a delle infamie che in realtà potevamo risparmiarcele. Il problema è che non può essere utilizzato il arco ricurvo, come magari sarebbe stato meglio, così non si indicava uno stile di tiro, ma semplicemente si classificava un arco, semplicemente perché a livello internazionale il termine ricurvo è utilizzato per l'arco olimpico. Cioè l'arco olimpico lo chiamiamo olimpico solo in Italia, perché in tutte le altre parti del mondo l'arco olimpico si chiama ricurvo. Allora, avendo bruciato il nome ricurvo per il ricurvo, il legislatore di livello internazionale l'ha detto, vabbè, l'ha chiamato arco istintivo. Sicuramente perché questo arco, utilizzato in determinati modi, è appropriato per il tiro istintivo. Nel senso che nessuno impedisce poi di fare l'istintivo anche con un olimpico, per la carità. Però solitamente chi sposa questo tipo di tiro utilizza questi tipi di archi o lombò. Allora si è creato questo caso di omonimia che inganna un pochettino, fa ritenere puri alcuni e traditori degli altri, e lascia sempre un pochettino il tempo che trova. Ma innanzitutto, a prescindere dall'arco istintivo, andiamo a vedere velocissimamente che cos'è il tiro istintivo. Il tiro istintivo, in questa fotografia c'è uno dei maestri del tiro istintivo, che è Brian Ferguson, che in qualche modo insegna qual è la base di questo concetto, no? Cioè quello di completamente sfocare la freccia, completamente ignorare la freccia, completamente ignorare l'arco, semplicemente relazionarsi al bersaglio, fissando il bersaglio, avendo il fuoco esclusivo sul bersaglio, e lasciare l'automatismo completo del tiro a proprio agli automatismi, no? Quindi al subconscio. E questa non è una cosa impossibile da credere che possa funzionare, perché in realtà sono veramente tante le cose che noi deleghiamo al nostro subconscio e otteniamo anche delle discrete ripetitività, un discreto grado di ripetitività. E quindi è assolutissimamente una strada percorribile per ottenere dei buoni risultati. E noi abbiamo degli arcieri in Italia di elevatissimo livello che sposano questo tipo di tiro. La Giulia Barbaro, per dirne una, la Michela Donati, per dirne una, in un qualche modo anche ancora Faletti e Lazzaroni, che vedremo in fotografia, sposano questo tipo di tiro, anche se in realtà il loro tipo di tiro non è più istintivo puro, ma si è andato sulla Speed Vision, che è un'interpretazione un pochettino diversa, no? Quindi invece di ignorare completamente arco e freccia, la freccia la si vede con la visione secondaria, ma non voglio confondermi più di tanto in questo senso. Voglio semplicemente dire che il tiro istintivo esiste, funziona, ed è quello con cui noi tiriamo la pallina di carta nel cestino dell'ufficio, nel cestino del collega. Sbagliamo 2-3 volte, dopo capiamo, senza fare calcoli trigonometrici della parabola che deve osservare la pallina, della distanza che è qui il cestino, del peso e di quanto abbiamo schiacciato la carta. Tutti questi parametri, volessimo arrivare a un calcolo matematico, dovremmo tenerne considerazione per centrare il cestino del vicino. Oppure proviamo e il nostro cervello immagazzina, anche dall'errore, anche dalla prova che facciamo, immagazzina segnali e informazioni fino a quando non ci darà in automatico la risposta corretta per centrare il cestino del con la nostra pallina il cestino del nostro vicino di scrivania. E il principio del tiro istintivo è questo, quindi abituare il nostro cervello a, in base a ciò che vedo e alla distanza che vedo, senza razionalizzarla questa distanza, immaginare l'alzo in automatico che mi serve per colpire il bersaglio. E anche questo, mi permetto di dire, funziona.
Perché? Perché nel mio passato, oltre a frequentare persone e frequentarle molto da vicino, persone che tiravano istintivo, ci ho provato anch'io e posso dire che funziona. Ma nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere le gare, nel nostro modo di essere arcieri, world archery, la domanda è: non c'è forse in una gara che si sviluppa da 5 a 5 a 30 metri, tralasciando quello che è lo split vision, tralasciando quella che è il gap shooting, che poi in Italia viene più o meno correttamente tradotto con tiro al falso scopo, la domanda è: ma noi in world archery non possiamo forse continuare a raccontare quello che è poi per tutte le altre divisioni, l'olimpico, il compound, l'arco nudo, l'esperienza di un tiro collimato? Forse sì, perché forse è un tiro un pochettino più rapido da apprendere. Forse servono meno frecce tutti i giorni per tenere allenato un tiro che invece, essendo, basandosi sul tiro istintivo puro, necessita di tantissime ripetizioni e tantissimi allenamenti fatti in quell'ottica. Bisogna creare non solo un automatismo da colpire il bersaglio, ma da colpirlo in mezzo, quindi anche un grado di finezza, il nostro subconscio, ed deleghiamo un grado di finezza molto alto, tante frecce per tanto tempo costantemente. Il tiro collimato ci dà una possibilità di diventiamo molto bravi tecnicamente, andiamo a tirare quando possiamo, il più possibile ovvio è meglio che poco, e poi mettiamo in relazione la nostra potenza dell'arco, la nostra il peso, la qualità, il tipologia di frecce e la nostra tecnica in relazione ad un punto e sviluppiamo il tiro in quel punto e raccogliamo quello che tutto quello che c'è dietro quella freccia ci ha consentito. Quindi un buon livello tecnico, una buona consapevolezza della messa a punto, quindi dell'arco e della freccia, e lo raccogliamo poi quando andiamo a prendere la freccia. Tutto lì. Quindi che cosa vuol dire fare il tiro collimato con questi archi dove non è possibile collimare con la freccia in centro, non è possibile avere un mirino che si sposta su una scala e lo mettiamo in alto per i tiri corti e in basso per i tiri lunghi come fa l'olimpico, come fa il compound. Semplicemente stabilire qual è il punto zero. Il punto zero qual è? È quello dove nella presa consentita, che sia mediterraneo o trita sotto, mettendo la punta in mezzo al punto da colpire, in mezzo al giallo se parliamo di targo, in mezzo all'undice se parliamo di animale, e capire a quale distanza la resa balistica del nostro attrezzo, che è fatto di arco, potenza dell'arco, efficienza dell'arco, freccia e il nostro tipo di tiro, ancoraggio e qualità del rilascio, ci consente di raggiungere l'11. Per qualcuno sarà a 40 metri, per qualcuno sarà a 50, per qualcuno sarà a 30. Ma voglio spiegare ancora meglio questa ricerca del punto zero e poi veramente accorcio e vado di corsa e ci dedichiamo tutti alla nostra cena. Per l'arco nudo, partiamo dalla fine, l'arco nudo quando è sotto cocca, con lo string sotto cocca, quindi quando ha lo string dell'istintivo e dell'ombò, mette la punta, se ha tarato bene l'arco, grosso modo, quando ha l'aggancio del, quando è sotto cocca e mette la punta all'11, corrisponde al 50 metri, no? Prendiamo gli archi nudi maschili. Il 50 metri dell'arco nudo, cioè l'arco nudo maschile, grosso modo al punto zero 50 metri, corrisponde esattamente nella spiegazione del punto zero. Presa sotto cocca, punta della freccia nel punto da colpire. Quei due punti stabiliscono che, prendo la corda sempre così e miro lì, la freccia va lì. Stabilito un arco nudo al punto zero a 50 metri, grosso modo ci si arriva tarando l'arco, tarando gli ancoraggi, tarando la messa a punto, possiamo immaginare che un istintivo che ha forse un arco un pochettino meno efficiente, il suo punto zero sia 45 metri con lo stesso approccio. Ci può stare come ragionamento? Sì. Poi, se prendo una freccia un pochettino più pesante o la lascio molto più lunga, ecco che magari questo punto zero è a 40 metri. No, quindi riesco a lavorare col peso dell'asta, magari tolgo qualche libra, magari allungo il due pollici l'asta, e io riesco a portare da 45 metri a 40 metri il punto zero. E infatti vediamo che tanti istintivi hanno ancora frecce molto lunghe, molto sporgenti dalle finestre e punte importanti, proprio perché cercano di abbassare un pochettino questo punto zero.
Se andiamo sul lombò, dove l'efficienza è ancora minore e il peso dell'asta è ancora più alto, ecco che con lo stesso principio con cui, con la stessa tecnica con cui il punto zero dell'arco nudo era 50 metri, arriviamo a un punto zero per un lombò attorno ai 40, 38, 40 metri. Però la domanda è, ma che me ne faccio io di una gara che va da 5 a 30 metri, di un punto zero a 40 metri, a 38 metri? Dovrò, a mio modo di vedere, questo qui è il botto style, perdonatemi, ma Ferro ne può essere testimone che veramente è il botto style. Per avere un punto zero più basso, più consono al mio, alle mie distanze di gara, devo per forza, a questo punto non ho altro da fare che alzare l'ancoraggio dietro. Cioè, se io alzo l'ancoraggio, alzo quindi la cocca, ecco che io tolgo tantissimi metri alla mia parabola. Ed ecco che alzando il punto di incocco, alzando il punto di ancoraggio dietro, e guardate Pittaluga nella fotografia di destra, come semplicemente questa scelta di avere non più l'ancoraggio sotto il mento degli olimpici che non aveva, dovevano arrivare con l'alluminio a 90 metri, non più l'ancoraggio degli archi nudi già molto più alto, la loro missione era solo 50 metri e quindi da sotto il mento siamo andati a sotto lo zigomo, ma se la gara è solo 30 metri, ecco che i punti di incocco, sì, i punti di ancoraggio sono ancora più alti, la cocca è ancora più vicino all'occhio. Proprio per avere che cosa? Per avere il punto zero, che vediamo in questa slide, il punto zero nella prima immagine, non so se si vede il mouse oppure no, il punto zero attorno ai 23-25 metri. A questo punto io non devo fare dei calcoli complicatissimi, ma per fare il tiro collimato io devo stimare bene. No, devo semplicemente sapere se sono oltre il punto zero e quindi mirerò più in alto, sulla schiena. Quindi se presumo che siano oltre i 23 metri, 22 metri, mi terrò più in alto. Se presumo che siano sotto, mirerò più in basso. E se presumo che siano molto meno del mio punto zero, mirerò molto più in basso. Ed è svelato il trucco di come divertirsi facilmente con questi archi, facendo delle gare discrete, divertendosi, senza necessariamente né essere degli indoli cacciatori e neanche dei meditativi zen, ma semplicemente andando a esplorare un universo che è affascinantissimo, che è quello del tiro 3D con questi archi. Guardate che questo sistema di contromira in alto e in basso, lo abbiamo provato a un raduno campagna lo scorso anno, dove ho detto agli arcieri con cui mi relazionavo in quel raduno della nazionale, dicevo: vabbè, adesso prendiamo tutti lo string dei 20 metri e tutti i bersagli di tutto il field lo facciamo con quello string. Imparate a contromirare più in alto, più in basso, se siamo oltre o se siamo meno. Ebbene, i punti erano gli stessi. Hanno fatto un giro facendo gli string, il giro dopo parametrando, contromirando, e i punti erano gli stessi. E lo che potete chiedere e vi confermeranno questa cosa. È ovvio che non andrei a dire un arco nudo dove è consentito fare string e dire no, vai tutto in contromira. Perché? Perché non lo farei. Però non pensiate che contromirare più in basso se siamo sotto i 20 metri o più in alto se siamo sopra i 20 metri possa pregiudicare davvero tanto da dire questo sistema è peggio di quello che invece usano gli archi nudi. Non è così. Anche lì è questione di abilità, di capire, di entrare un pochettino nel gioco. Questi sono gli ancoraggi che devono garantire, che garantivano al mondo istintivo non collimante, ma estremamente di valore, perché stiamo parlando di arcieri nazionali, appunto di non collimanti, e lo vediamo anche in questa immagine dove in alto a destra c'è Donadoni, a sinistra c'è Piantoni, sotto c'è il campione del mondo che è l'Estone che lavora per la Falco, e adesso invece sono i nuovi campioni dell'arco istintivo. Quindi vedete in tutti quanti questi ancoraggi che sono decisamente più alti per avere punti zeri più consoni, più pertinenti alle distanze di gara in World Archery.
andiamo velocissimamente, abbiamo finito, voi avete fame, siete stanchi, io ho fame e sono stanco, al mondo Lombò, dove il discorso è identico a quello del mondo ricurvo, con la differenza che l'arco è leggermente diverso, nel senso che non può avere una controcurvatura, ma una curva unica, quindi la corda non può mai toccare il flettente in più punti, ma la differenza sostanziale la fa il fatto che l'asta è in legno e l'impennaggio è naturale. E quindi andiamo a metterci in un'altra condizione ancora più semplicità, ma questa semplicità non vuol dire pochezza di cura, perché poi in realtà semplicità vuol semplicemente dire essere ancora più sensibili, per essere all'altezza della situazione. Io non posso fidarmi di un tubo di frecce solo perché lo pago 300 euro e quindi mi garantiscono rettilinità e peso in determinate tolleranze. Questa cosa non la delego alla ditta e al mio portafoglio, ma la delego alla mia capacità di capire, di scegliere e capire ogni singola asta che caratteristiche ha, e quindi innanzitutto averle omogenee se si può, o se no conoscerle veramente con un nome, questa so che è lì, e si entra in un feeling con il materiale che è veramente un qualche cosa di stupendo, di stupefacente, perché tu quando tiri fuori la freccia dalla faretra sai già cosa fare con quella freccia, e una sensibilità tale tutti gli altri archi non ce l'hanno, ma non è legata al fatto che io sto impoverendo l'arciere, io sto arricchendo la cultura e l'approccio dell'arciere, perché anche quella variabile va gestita. Se poi lo uniamo al fatto che un arco nudo, un arco olimpico arrivano attorno a 3 kg grosso modo di media, un arco istintivo può arrivare a pesare 1 kg, un Lombò pesa 3 etti. Quindi voi pensate che sensibilità ci debba essere dietro a quell'oggetto, perché il livello di precisione che io voglio ottenere è lo stesso. Voi non pensiate che qui c'è Fantozzi, campione del mondo a Sassari, o qui c'è Faletti, che dietro queste persone ci siano, vabbè, che me ne frega, dove va, ho scelto quest'arco apposta perché dove va. Loro hanno scelto quest'arco perché erano attratti da quest'arco, ma lì dietro c'è una testa di un campione che la vuole buttare nell'11 e sanno che con quegli archi, per buttare nell'11, devono esprimersi ancora di più e ancora meglio di tutti gli altri archi. È una sfida lanciata dai Lombò ai compound, non è una resa, è una sfida lanciata. Detto questo, io ho finito. Questo campione qua sotto, vediamo le differenze di questi due campioni. Uno è Travis Mock, americano, patelletta, ancoraggio alto, freccia sotto l'occhio. Punto zero, glielo do qui, glielo stimo sui 23 metri. Sotto abbiamo un Giuliano Faletti che col mondo del collimato non c'entra niente. È un talento, un campione assoluto. Viene dalla FIARC. Posso semplicemente dire che a forza di frequentare la World Archery anche lui ha cambiato un pochettino, pur rimanendo un istintivo puro, nel senso che il suo ancoraggio si è alzato tantissimo, il libraggio è sceso tantissimo e basta, però rimane comunque un campione di cui nessun del mondo fitarco può vantarsi di aver costruito. Questo è veramente il percorso individuale, la ricerca della perfezione attraverso una sensibilità spasmodica che lo ha portato a essere un leader mondiale in questa divisione. Ho finito. Allora Giorgio, il primo commento che ti faccio è, cito una persona che tu hai immortalato più volte nelle tue diapositive, ti direi discreto. Che chi sa cosa vuol dire discreto sa che ha una grande valenza. Riprendo Flavio, che in privato mi ha scritto in chat, ma mi sento di condividere il suo. Se uno parla di arco ininterrottamente per più di 2 ore significa che ama veramente questo sport. Complimenti a Giorgio. Ha, credo, sintetizzato, perché ci hai almeno tenuto tutti incollati qua. Per questo ciclo aperto a tutti, eccetera, direi che è un'ottima conclusione. E se ci sono domande, oppure ovviamente potete scappare vista anche l'ora.
detto questo, cazzo. Abbiamo pietà della fame di Giorgio. Sì. Ma credo che abbia delle riserve comunque per resistere due ore. Sì, 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 io in effetti mi sono portato avanti già da quando avevo 8 anni. Ma poi lui lì nei boschi intorno. Allora, basta, vi liberiamo. Io Paolo do due notizie solo tecniche sui corsi su questa parte, poi lascio le altre eventuali indicazioni. Dicevo, con questo abbiamo chiuso questo ciclo, che in realtà è il secondo per il Piemonte, ma era quello il primo aperto a tutti, ma non finisce qua, nel senso che abbiamo capito che ci piace questa modalità e stiamo già lavorando, e a breve vorremmo degli incontri per il mese di giugno, magari un pochino più diradati, anche perché la speranza è che tutti possiamo ritornare piano piano a una vita semi normale. Io sono chiuso a casa dal 27 febbraio, quindi gradirei cominciare a fare qualcosa, e in ufficio forse ci tornerò a settembre se mi danno l'ok. Detto questo, anche magari sulle linee di tiro, visto che la prossima settimana dovrebbe ripartire piano piano con il buon senso, ovviamente, il tutto. E quindi vi faremo sapere poi le nuove date, i nuovi temi che accompagneranno. Okay. Io ringrazio tutti, ringrazio prima di tutto Giorgio, perché è sempre uno spettacolo sentirlo e seguirlo, anche da timido cieco quale sono io. E ringrazio voi per la partecipazione, ci vediamo presto, spero che ci vedremo presto sul campo, cercherò di andare di venire a trovare il più possibile, visitare varie società, per venire a salutare, perché tutto manca. Andate a liberare Gabriele per favore, perché non ne può più di stare in casa. Buona serata a tutti, ci vediamo presto, grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao Giorgio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.